Da oggi anche i tuoi acquisti fanno gol! Con la Granata Card potrai ottenere sconti vantaggiosi nei tantissimi negozi convenzionati. Un modo semplice ed efficace per risparmiare sui tuoi acquisti. C'è qui, tra poco lo vedrete, Vivo Vegeto in tutta la sua grandezza, in tutto il suo splendore. Buon pomeriggio. Che ci siamo a fare qua? Gino, ce lo spieghi? Facciamo show Granata. No. Quello è lunedì. Ripetuto. Granata show. Il lunedì. Di mercoledì, sto dando i numeri. Tra Granata show e in panchina ci inseriamo per far trascorrere una vigilia di Natale serena e anche all'insegna del buon umore. A tutti i salernitani. Non solo alla tifoseria, a tutti i salernitani. Giusto. E tra una parola Granata, tra una battuta... Tra una chiacchiera, tra tanta musica, qualche giochino, tanta bella musica, qualche giochino, perché noi giocheremo anche, noi vero? Giocheremo anche, speriamo giocheremo di anche. Assegnare più premi rispetto a quanto abbiamo fatto l'ultima volta. Però noi aggiungiamo anche una cosa, se tu sei d'accordo, questa è la mia, sei tu Pierpaolo, perfetto, benissimo. Allora, noi in settimana abbiamo ricevuto tante telefonate, noi questa trasmissione l'abbiamo proposta già lo scorso anno per stare insieme, come dicevano Rosaria e il collega Liguori, per stare insieme per tutte quelle persone che così alla vigilia sono a casa, magari sono sole, magari stanno preparando per il cenone appunto della vigilia e ci hanno chiesto appunto di stare in loro compagnia. E noi, voglio dire, facendo un piccolissimo sforzo, siamo qui con queste persone, anche perché Telediocesi, al di là di essere una televisione, è soprattutto una televisione che sfocia soprattutto nel sociale, che ha anche un impegno diverso rispetto ad altre emittenti. Quindi noi facciamo questo ben volentieri, sperando sempre di avere il vostro consenso, di stare, come dire, in buona compagnia. Buonissima compagnia. Speriamo, abbiamo tanti ospiti che già stanno di là, ci hanno raggiunto, altri sicuramente ci raggiungeranno nel corso di questo periodo intenso, ma non troppo lungo. È arrivato anche noi, Papino. Anche noi abbiamo diritto a goderci tranquillamente la vigilia di Natale. Sì, anche perché poi ci sarà la messa in diretta su Telediocesi, quindi voglio dire, un Natale l'insegna con la nostra emittente. E direi di iniziare subito con gli auguri del nostro arcivescovo Monsignor Gerardo Pirro, che come tradizione nella vigilia di Natale appunto dà il suo messaggio ai salernitani, che noi felicissimi vi offriamo come primo, come dire, come servizio, primo momento importante, come primo della nostra trasmissione, che poi vi terrà compagnia fino intorno alle 17:30, minuto più minuto meno. Se la regia è pronta, così ascoltiamo nostro arcivescovo, qui tra l'altro facciamo gli auguri perché nei giorni scorsi ha festeggiato il suo 40° anno di sacerdozio, quindi ne approfittiamo anche noi della redazione sportiva per fare gli auguri in diretta al nostro arcivescovo. Possiamo andare? Buon Natale a tutti voi. È ormai tradizione che nella prossimità di questa grande solennità cristiana io rivolga il saluto non solo alla città ma all'intera diocesi. E questo fatto diventa per me esigenza, come dire, del cuore, perché posso così entrare nelle vostre case, augurare a tutti il buon Natale, ma augurarlo nel segno della fede che caratterizza questa solennità. Sono consapevole che ci sono tante motivazioni che purtroppo ci distraggono dal cogliere il senso profondo di questa di questo evento, di questa ricorrenza, il consumismo, le altre situazioni a voi note. A me preme invece sottolineare un fatto, che Cristo, figlio di Dio, è diventato uomo. E mi pare che sia importante che noi cogliamo questo aspetto. Perciò faccio mio l'appello che già Sant'Agostino rivolgeva nel IV secolo ai cristiani. Svegliati, o uomo. Cristo per te si è fatto uomo. E questo richiamo è perché noi dobbiamo recuperare per intero la memoria della nostra fede. Noi siamo cristiani, cioè seguaci di Cristo, che affondano nella fede le loro radici e vivono nel mondo questa esigenza di testimoniare il Signore. Sentiamo parlare oggi di tante realtà. Guardiamo al nostro paese con i suoi problemi e anche con le prospettive che si aprono. Sentiamo parlare di Cosa 2, di seconda fase, sono tutti questi
termini che ricorrono oggi nel mondo politico. È chiaro che il saluto e l'augurio del Vescovo non può entrare in questa realtà, ma mi sia consentito però di dire che un paese che non risolve il problema della disoccupazione giovanile, che non toglie la vergogna dei prefabbricati nelle nostre zone ancora sofferenti per il sisma dell'80, dico, se non realizza queste mete prioritarie non può assolutamente connotarsi come un paese civile. E anche la nostra città, che ha ancora la piaga della disoccupazione, come della mancanza di abitazioni degne della persona umana, egualmente sollecitata attraverso i pubblici poteri a dare una soluzione a questo problema. Perciò la mia vicinanza in questo momento è proprio con voi giovani che siete in cerca di lavoro, e quando vi auguro il buon Natale lo faccio anche nella consapevolezza che Cristo dia a voi speranza, che voi non rientriate, come dire, ripiegandovi su voi stessi, cercando scorciatoie o soluzioni alternative a questo problema. Il primo problema è la disoccupazione, questo è il problema al quale occorre porre tutta l'attenzione e tutto l'impegno. Così pure la mia vicinanza è per voi, papà e mamme, e giovani, e ragazzi, e fanciulli, che ancora non sapete che cos'è una casa. Sembrerebbe questa constatazione, come dire, proprio nella luce del Natale, un fatto che voglia turbare la coscienza dei più. Invece deve essere inteso come un appello che il Vescovo rivolge a chi ha autorità, a chi deve preoccuparsi del bene della comunità, che questa piaga vada risolta. Un paese civile, che si chiama anche cristiano come quello italiano, una nostra città che si fregia del titolo di città di San Matteo, una nostra provincia che è nel segno della sua luminosa tradizione religiosa e civile, non può avere ancora sul territorio questa vergogna. Perciò il Natale del Signore, mentre ci dà la dimensione della fede, del mistero che celebriamo, al tempo stesso sollecita la solidarietà. Mi sia consentito di dire anche un grazie a una comunità della nostra diocesi che è venuta incontro attraverso i prefabbricati che aveva e che non erano utilizzati, li ha spediti a Foligno, in quella comunità di Foligno. E questa nostra comunità ovviamente ha obbedito alla voce della solidarietà. Il Natale si vive nell'amore ai fratelli. Non possiamo celebrare il Natale se non abbiamo questa solidarietà verso i fratelli. Allora, augurandovi un buon Natale, un santo Natale, come è nel costume delle nostre tradizioni, vorrei anche dire a tutti voi, a quanti hanno responsabilità, a quanti sono impegnati nel mondo della impresa, dell'imprenditoria, del lavoro, della operatività, di creare con la loro capacità nuovi posti di lavoro. L'appello lo rivolgo anche a chi regge nelle pubbliche amministrazioni i destini delle nostre comunità, che si facciano carico di questi due problemi: la disoccupazione, la casa a chi ne ha diritto. Ecco, allora a tutti l'augurio del buon Natale, del Santo Natale, si traduca in un invito alla solidarietà. E Cristo, che è diventato uomo e si è unito ad ogni uomo, ispiri a tutti noi sentimenti nobili per vivere la nostra fede e augurarci, anche col nostro impegno, che il futuro diventi un futuro diverso, nel segno della prosperità, nel segno della giustizia, nel segno della pace. Buon Natale alla città e alla diocesi e alla provincia.
Allora, ringraziamo il nostro arcivescovo, Monsignor Gerardo Pierro, che ha voluto porgere nell'ambito della nostra, del nostro speciale, gli auguri a tutti i salernitani, a quanti seguono la nostra emittente. E abbiamo voluto cominciare proprio in questo modo la nostra trasmissione tutta in diretta qui da Telediocesi. Abbiamo tanti ospiti che abbiamo cominciato a far accomodare. Questa è la solita nostra trasmissione, studio aperto, per cui ci sarà un libero andare e venire, andare e tornare tra gente che sta aspettando di fare la vigilia, qualcuno che l'ha già fatto, come qualche amico dei nostri amici che sta per raggiungerci. Volevo ricordare l'appuntamento questa sera proprio con la Santa Messa celebrata da Monsignor Gerardo Pierro alle 23:30, trasmessa in diretta da Telediocesi, che avrà una breve anteprima, la processione che dal presepe del maestro Mario Carotenuto prenderà il via per portare il bambinello poi all'interno della cattedrale dove sarà celebrata la Santa Messa. Allora, andiamo... Ad aprire il nostro studio. Prego. Con Pierpaolo alla telecamera mobile che ci segue. Ciao, il nostro Pierpaolo. Allora, salutiamo anche il nostro Gigi Crocetta, del quale siamo privi perché è infortunato. Ci auguriamo che sia a casa e ci stia vedendo, così poi ci dirà le pecche tecniche commesse dai suoi tecnici, appunto. Allora, reduci dalla grande festa di ieri sera, reduci è brutto, ma purtroppo non credo ci sia un altro termine. Grande festa ieri sera al centro sociale, voluta dal centro di coordinamento, per ringraziare, per porgere gli auguri alla squadra, alla società, ma anche per abbinare il grande impegno verso la beneficenza. Ci sono due esponenti del Club Highlander, il presidente Alfonso Pugliese e poi Ciro Simioli nella doppia veste, perché fa parte anche del centro di coordinamento. Non ha il microfono, Ciro? Questo è grave. Ti sei distratta. Mi sono distratta perché il radio microfono è dall'altro lato. Dicevi, presidente? Dicevo, Ciro, sei in doppia veste, maschile e femminile. Doppia veste, doppia componente. Non scherziamo, anche perché non sappiamo. Queste cose ci teniamo tantissimo, cioè, a tenerci chiaro il nostro sesso, voglio dire. Certo, è chiaro. Ma c'è un problema. C'è un problema. Uno solo, diciamo di sì. Non c'è il maestro Faiella. Dov'è la camera? Eccola qui. Non c'è il maestro Faiella. Come facciamo senza il maestro Faiella? Ma c'è un motivo. Io mi sono informata e mi preoccupo. Perché? Perché ti preoccupi? Per la sua assenza. Per quale motivo? È perché non stia bene. Non sta bene. No. Don Antonio, ma che cosa avete combinato col maestro Faiella? Aspetta che raggiungo Don Antonio. Io gli ho augurato soltanto buon Natale. Ce l'avete tolto al maestro Faiella? Quel freddo che aveva addosso? E non c'è passato quel freddo al maestro Faiella. No. E maestro Faiella è Natale. Non scherziamo. Ma fa che ci ha messo i pensierini, maestro Faiella. Perché c'era la condizione. No, ma io ci ho dato questo nulla osta, ma a 100 anni. Andiamoci piano, maestro Faiella. Non è la scadenza. Maestro Faiella, non scherziamo. Comunque auguri a maestro Faiella. Auguri di un buon Natale. E di una pronta guarigione. Subito, immediato. Io auguro che viverà a lungo, perché se io ho un debito con lui. Certo, l'ho detto avanti a una città, avanti a una tifoseria. E si sa che i debiti è meglio pagarli più tardi possibile. Beh, io auguro. Aiutano a vivere. Sì, ma poi lui ci va contento con quella chitarra, con quelle canzoni, certo. Quelle cose belle, ci fa godere, insomma, tutti i salernitani. Ci manca tanto il maestro. Ma io ho un dubbio che stai in arrivo. Si alza dal letto, si alza con tutta la febbre e viene. E ci fa contento stasera. Va bene, vediamo un po'. Allora, noi intanto vi ricordiamo anche che il 25407, vero Rosaria? Sì, è il nostro recapito telefonico. 225428 per chi volesse usarci per mandare i suoi auguri attraverso la linea del fax, ti chiedo di posare questo. Sì, e ti devo fare un omaggio di cui mi sono dimenticata, come al solito. Te lo manda Emilio Polverino, perché ha curato questa pubblicazione che lui stesso ha consegnato al nostro arcivescovo, Monsignor Gerardo Pierro, qualche giorno fa, proprio in occasione del 40° anno della sua ordinazione sacerdotale. Araldo è testimone di speranza, mi ha detto di regalartelo. Bene, io ringrazio il nostro direttore Emilio Polverino per il bel pensiero, e ovviamente provvederò a leggerlo in questi giorni. Arriva Scafuri con i fax. No, siamo tranquilli. Sei già agitato con le telefonate, con le prenotazioni, ti vedo già agitato. Bene, allora abbiamo detto 25 40 07, il nostro capito telefonico, per stare con noi, per giocare con noi, per fare gli auguri in diretta con noi e per stare insomma insieme. Don Antonio Guariglia l'abbiamo presentato, Gino Liguori l'abbiamo fatto prima, ha fatto anche l'anteprima
c'è un elenco lunghissimo di nomi, vedo che non la finisci mai, che cosa sta succedendo non lo so. Beh, dopo diremo, sveleremo, Papino. Citeremo, nomineremo. Ma c'è un Papino che dobbiamo... Poi c'è, dall'altra parte lo sai. Papino, naturalmente. Dall'altra parte credo ci sia già il microfono, per cui io mi sposto velocemente. Sì, vai, velocemente. Lavora un poco. Si fa per dire, abbiamo Margherita, dico bene? Sì, sì. Margherita Guariglia, grazie per essere qui. No, no, si è emozionata già. E poi la Salernitana va bene oggi, però è giusto ricordare anche coloro che hanno dato una mano a farla diventare grande nel corso degli anni, e facciamo un bel salto indietro di più di 40 anni, sì, con Lorenzo Citro. Sì, è veramente... Salernitano, aggiungiamo noi. Salernitano, giocatore della Salernitana. Cominciato dai ragazzi della Salernitana per poi finire nel 58 con una squadretta di Salerno, sempre l'Irno Fratte. Comunque non ho avuto mai la possibilità di giocare in prima squadra perché davanti a me c'erano dei campioni, e tra cui uno di questi c'è l'amico Liguori, che si ricorda bene, Moltrasio, che lui era il titolare e io ero riserva. Purtroppo lui andò a finire in nazionale e io rimasi a Salerno. Comunque è stato bello per me perché ho girato un po' la Sicilia, un po' la Puglia e pure la Campania, giocando con la Nocerina e con la Puteolana. Conosceremo sicuramente meglio dopo il nostro amico Lorenzo Citro. Abbiamo una giovanissima, io ho due microfoni. C'è una diretta. Già una diretta. Un attimo, tu tieni pronta per quello che dovevi dire. Proviamo immediatamente a sentire chi ci ascolta. Non eravamo pronti, ma comunque. Chi ci segue da casa? Pronto? Pronto? È caduta la linea? Se la regia. È caduta la linea? È caduta la linea? Direbbe qualcuno, si è fatta male? Sì, è caduta la linea. Allora Bene. Io continuo. Con le presentazioni. Tu sei? Lucia Guariglia. Lucia, allora Lucia mi ha detto che subito doveva fare dei saluti, degli auguri. Sei pronta? Sì. Allora sentiamo, dillo con voce bella forte e chiara. Vorrei salutare le mie maestre di Calcedonia. Basta? Auguriamo buon Natale? Sì. Va benissimo. Poi qui abbiamo? Gennaro De Feo, sono un... Nonostante i capelli bianchi, diciamo, non sia molto grande, diciamo, vecchio, però diciamo, storico tifoso di Curva Sud, che ama fare anche sempre problemi di lavoro, quando posso anche le trasferte, non c'è problema. Che ci segue, immagino, mi auguro. Per sempre. Qui. Come ci segue il nostro Alessandro Faiella, che oggi non ci telefona. Dunque qui. Buonasera. E perché Mario non c'è? Perché Mario è impegnato per ai fornelli. Motivi... Ah, Mario. Per motivi di ma cucina. Ma cucina bene Mario? Sì, sì, sì. Cucina bene. Che stava preparando? Però ci sta seguendo Mario. Sì, sì, sì. Che sta preparando Mario? Sta facendo baccalà, fritto, calamari, fritti. Okay, a che ora c'è la vigilia a casa Faiella? Io mi auguro al più presto. Rosaria, in attesa della telefonata, intanto abbiamo altri due ospiti che ci hanno raggiunto, quindi io poggio qui il radiomicrofono. Spostati dall'altra parte, cerca di lavorare un pochino. Sì, io mi sto abbiamo preparando la diretta, per la un attimino, cena. Il tempo di presentare i nostri due ospiti, allora, poi diamo la diretta. Il resto del Crepa Liberti che ha già cenato, mi pare, o è solo una parte che ha già cenato? Abbiamo fatto solo uno spuntino, giusto? Cioè, spaghetto, baccalà. Giusto uno spaghetto e vongole. Come spuntino, cioè poi venite a fare e poi mangiamo, attacchiamo col secondo, contorni. E se ci diamo tutto nella serata. Il nome? Vicinanza Felice. Felice Vicinanza. Lui invece, io l'ho definito prima l'inossidabile presentatore, ieri sera a un certo punto si è vista sfuggire la situazione di mano. Giovanni? Novella, io mi confondo sempre con il cognome. Perché la squadra granata ha preso letteralmente in mano la situazione, sempre nell'ambito... Pippo Baudo? In arte? No, per la verità ieri sera mi sono io voluto fare un po' dietro le quinte in quell'occasione, perché giustamente era il momento della Salernitana e bisognava lasciare a loro appunto quel momento indimenticabile per tutta la tifoseria. Ma poi è stato anche un momento simpatico. Giovanni, visto che sei un bravo presentatore, tieniti per un po' il microfono. Sì, perché abbiamo la diretta. La diretta. Pronto? 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 Se amplifichiamo in studio forse è meglio. La regia ce la fa avere? Ringraziamo Gian Attazio. Pronto?
senti? Sì. Benissimo. È il nostro direttore. Sì, sono io. Auguri a tutti. Ci mettiamo sull'attenti, va, quando arrivi il direttore ci si deve mettere sull'attenti. Auguri a tutti. Anche a te. Grazie, auguri, grazie. Tommaso, ti ho atteso fino alle 2:30, poi non ti ho venuto. Sapevo che dovevi arrivare verso le 13. Guarda che l'avevo anche nell'aria prima che iniziasse la trasmissione. Meno male che c'era Liguria a tenermi compagnia. Infatti. Comunque ti ringrazio. Di non poter essere presente, sai, fra poco vado a Coperchio da mia madre, festeggio un po' con lei, aspetto un po' questa il Natale, insomma, prima di partecipare alla celebrazione di stasera in cattedrale con l'arcivescovo. Mi andava di fare gli auguri a tutti voi, insomma, anche a Gino, ecco, lo ricordo grazie sempre con simpatia. Grazie. Ciao Gino, buone cose, tanti auguri, buon Natale anche e auguri a, te. A tutti in trasmissione. Grazie. Grazie, auguri a te. Tante belle cose, a stasera. A stasera, vabbè. Auguri ad Emilio Polverino, a tutta la sua famiglia, ha rappresentato bene la voce di Telediocesi. Allora, aspetta, io voglio sapere Gianni che cosa ha mangiato. Già, sono già curioso. Sei curioso. Ma per la verità non era uno spuntino. Felice è stato, come dire, il mio ospite a casa. Non ha voluto scoprire le carte. Comunque è stato un pranzo abbastanza abbondante, quindi sicuramente stasera ci riprenderemo alla grande e ci gusteremo altre pietanze. Andrete ospiti a casa magari del presidente? Tutti a casa del presidente Pugliese. Povera signora Pugliese, a tutta la nostra... Gino Liguori. Gino Liguori, tu hai già pranzato? No, immagino, anche tu. No, no, anche Gino però ha fatto... Io sono in attesa di sedermi a tavola, però, come noi, voglio dire. Come tutti quanti noi. Però sta meglio di noi, fatti dire che cosa ha mangiato. No, un po' di pasta così, così una cosa, una qualche cosa broccolino. E senti Tommaso, io prima di iniziare il discorso magari sulla Salernitana e cose, io vorrei in questo momento... E poi alla fine chiederò un applauso da parte di tutti gli intervenuti. Vorrei ricordare un prestigioso, carissimo collega, Guido Prestisimone, che è scomparso l'altro giorno a 67 anni, fu direttore dello Sport del Mezzogiorno, inviato del Mattino, fondò Sport 7 a Napoli, ha collaborato alla Radio Nazionale, una firma prestigiosa del giornalismo sportivo italiano. E io intendo rivolgere a nome di tutti quanti, di Telediodes, dei colleghi, le condoglianze alla famiglia ed in maniera particolare al cognato Gregorio Di Micco del Mattino. Ecco, quindi io direi di applaudire questo momento. Perché al di là dell'affetto Guido della Guido Prestisimone stima... era un amante della Salernitana, ha seguito per tanti anni la Salernitana e l'ha seguita fino a poco tempo dove c'era la Salernitana, c'era Guido Prestisimone e l'ultimo Tommaso oggi lo ha ricordato con un pezzo molto bello su Cronaca del Mezzogiorno. Ecco, allora adesso rompiamo un attimo, abbiamo l'atmosfera. E di che cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Degli struffoli, di che vuoi parlare? Mi dici il tuo pranzo? Dei capitoni di... vestiti granata che hanno... No, cominciamo dall'antipasto. Che hanno esposto a Mercatello. Che hanno esposto, Donando, non quello sono andato a Mercatello. Quello dicevate scherzando e quello a Mercatello veramente l'hanno fatto. Che hanno vestito due capitoni granata. Bellissimo. Quindi... Volete parlare? Prego. Io dico una sola cosa, guardate, vedere questo Natale. Che è bello poi, Ma è bellissimo. Per tutta la tifoseria, vedere la Salernitana in testa alla classifica, vedere che abbiamo il capocannoniere, vediamo che non ha, la squadra è imbattuta. Ma cosa vedere che abbiamo Artistico che vuole arrivare a Divaio. Che cosa bella che lei ha detto, ma che Natale per Salerno, per tutti noi Salernitani, ma è arrivato il giorno della verità. Dobbiamo anche noi vivere quel Natale che hanno vinto tante persone, Avellino, Napoli, è arrivato il nostro giorno. Caro dottore, c'era il mio amico Ugo Pastore. Io stasera sul mio capitone ci ho messo una piccola bandierina granata. Che quando mia moglie me lo farà, diciamo, alla napoletana, mentre nella tiella che briglia, la bandierina deve sbanderare e deve dire forza Rossi con i tuoi giocatori. Ho dovuto portare Ugo Pastore, il mio amico, che cosa di Sant'Eustacchio, a vedere questi due capitoni con l'abito granata. Perché non io, ci credo. Io lo sapevo già perché mi hanno invitato anche a me a questa grande scena. Poi è stata una notizia che mi ha fornito un altro tifosissimo della Salernitana, che è l'avvocato Alfredo La Torraca. Grande tifoso, lo conosco benissimamente. Io dico che oggi, diciamo,
è una grande gioia per tutti noi chi ama la Salernitana come me e come tanti tifosi di Salerno, di passare stasera, dottore Ligure, come in casa Guariglia, come col si capitone dice? Granata che sventola. Ma è una grande festa vedere capitone con la vedere bandiera, la classifica avanti, vedere la Salernitana a quel posto, ma vedete che Natale che possiamo passare. Ciro, come andate ieri sera? No, però il presidente ha detto un momento, perché ancora non abbiamo vinto niente. Sì, cioè io volevo fare una battuta adesso sul fatto, parlando di capitoni, speriamo che non facciamo la fine del capitone a questo punto. Vabbè. Per quanto riguarda invece, io direi che noi tifosi... Scusami Ciro, la regia può mandarci un po' di immagine anche della festa del centro di coordinamento? Stavo dicendo che noi tifosi siamo in simbiosi un po' con la squadra, cioè o per meglio capirci, viaggiamo sullo stesso binario. Naturalmente sognare è bello, siamo consapevoli che del posto in classifica che occupiamo, viviamo questa bella realtà giorno per giorno, domenica dopo domenica, però stando sempre con i piedi per terra, che è la cosa più importante. Ah, indubbiamente. La parola anche perché diciamo che... Non copre il capitone dire, nelle vasche. No, assolutamente, lo possiamo dire adesso ad alta voce che questo posto in classifica è più che meritato. Voi per la bella espressione di gioco, per la continuità che sta offrendo la squadra, voi per la passione, per l'unità, la compattezza, ma io direi soprattutto per la grande civiltà che sta dimostrando l'intera tifoseria salernitana. Questa forse è la cosa più importante e più rilevante. Intanto stiamo vedendo le immagini che si riferiscono proprio ieri sera, grande entusiasmo che ha visto protagonisti in questo, proprio la squadra Granata, che a un certo erano punto loro gli attori principali. Era incontenibile. Diciamo che il tifoso faceva da cornice in questa bella serata, riuscitissima, anche se per noi è stata un po' sacrificante perché siamo stati impegnati dalla mattina fino alla sera per poterla far riuscire nel modo migliore. Infatti. Poi abbiamo avuto anche una buona conduzione, direi, da parte ottima, di Giovanni Novella. Ottima come sempre, che, sì, ormai si è specializzato, ma presenta solo la festa del centro di coordinamento. No, anche altre manifestazioni che poi... Facciamo noi all'interno del club. Se no è troppo riduttivo. Pippo Baudo. Il montaggio è di Peppi Abbondanza, no? Sì, se sì, sì. Quella specie di capellone che gira qui nel. Bravo Abbondanza, bravo. È stato bravo adesso. Speriamo che quella di fine anno sia ancora più bella, almeno ce la auguriamo. Vabbè, io ho visto il presidente Liberti ieri sera emozionato. Pare di aver colto soprattutto nella parte finale del suo discorso una certa emozione. Sì, questa è la sensazione che hanno avuto per la verità molti tifosi. È vero, nei suoi passaggi, nella sua come dire, interpretazione al momento sicuramente ci stava un pizzico di emozione, ma era anche naturale visto il momento particolare della Salernitana. Un'accoglienza così bella, degna di una serata particolare, penso che avrebbe fatto emozionare sicuramente tutti gli altri. Lui sicuramente insieme a Delio Rossi è un po' l'artefice di questo straordinario autentico miracolo, possiamo dire, della Salernitana. Quindi l'emozione credo sia anche giusta e meritata a quel punto. Ma anche Rossi era particolarmente emozionato, vero presidente? Sì, abbiamo visto anche Rossi emozionatissimo, direi, non emozionato. Infatti prima di cominciare a parlare è stato quell'attimo di silenzio, perché secondo me si è reso conto alle spalle che pubblico aveva presente, quindi lui ha capito che la città di Salerno lo vuole bene e quindi sta vivendo anche lui questo momento abbastanza intenso. Bisogna anche dire che abbiamo visto, e questa è anche una mia opinione personale, abbiamo visto un Rossi diverso dal solito Rossi, cioè un Rossi convinto delle proprie affermazioni che sta ottenendo. E bisogna anche sottolineare una cosa, che la squadra, i ragazzi, ormai si è visto pure ieri sera, lo si vede chiaramente, lo vogliono molto bene, questo è importante, questo poi è il segreto del successo. Si è visto anche a un certo punto che Rossi provvedeva lui ad organizzare il gioco del passaparola, che a un certo punto sì, hanno cominciato i giocatori, sì, consigliava infatti, lui, ognuno, chiama questo o chiama l'altro. Questo. Risultati positivi, ci atteniamo ai numeri ovviamente, la serie positiva di Rossi supera anche se di una partita Viani, buon segno questo. Diciamo innanzitutto che è un paragone che non si può fare, insomma. Parliamo di numeri, non della numeri certamente, però Viani è stato grandissimo, Viani
è colui il quale ha inventato il Vianema, anche se poi si dice che ha scopiezzato Antonio Valese, perché era Antonio Valese che ha messo il nuovo gioco italiano e lui praticamente lo ha applicato Viani. Però non possiamo fare un paragone, perché il calcio di una volta era diverso da quello di oggi. Però i numeri ci dicono questo. I numeri dicono così, però io... battuto il record di Viani. Non metterei sulla bilancia l'uno e l'altro e vedere da che parte pende la bilancia. Siamo due grandissimi sullo stesso piano. Rossi, prima di dimostrare di essere grandissimo come Viani, insomma, dovrà farne di strada ancora. Ecco. È sulla buona strada. Lorenzo, però voglio dire, ai tuoi tempi, no? Tutto questo entusiasmo probabilmente c'era. C'era ancora, no? Sempre stato. È quello del nostro sogno che ti auguro che alla fine venga. Quindi l'entusiasmo adesso è un po' di più perché purtroppo, come tu dicevi, il calcio è un po' cambiato, quindi si vedono degli schemi differenti di allora. Per cui i giocatori che scendono in campo fanno un gioco diverso e quindi appassiono molto di più. Però devo dire una cosa, che questo gioco qui lo vediamo solo fatto da Rossi e basta. Io mi entusiasmo, la domenica quando vado al campo mi entusiasmo, sono emozionato perché mi ricorda i tempi belli, perché giocavamo un po'. Eravamo un po' più lenti, un po' più materialisti nel gioco del calcio, invece adesso è più atletico, è più bello. Avvengono degli scontri, sì, però questo purtroppo Gino, è conseguente della velocità. Paolo inquadrasse questo giornale un po' sbiadito, anzi molto sbiadito. Facciamo un altro quiz. Ovviamente dal tempo, sono passati 40 anni da questa pagina, c'è scritto Salerno 28 luglio e qui probabilmente non si riesce a leggere perché è un po' sgualcito. C'è un ragazzo che non ha avuto fortuna, a 25 anni Citro, vuole essere valorizzato. Il Citro di cui si parla è Lorenzo. E Lorenzo Citro, che abbiamo nostro ospite, e che ritornava in quell'anno alla Salernitana dal prestito alla Puteolana. Però sì. Gino, quanti salernitani come Lorenzo? Noi abbiamo ricordato l'altra volta Ugo Musella, Musella. Possiamo ricordarne ancora altri salernitani? Matteo Porpora, Bebè Barone, Pignataro, Enzo Calabrese, Dardo che purtroppo non c'è più, Mario Felicillo, i fratelli Manzo, i fratelli Forte, Pagano, ma ce ne sono tanti, i fratelli Giannini, ce ne sono diversi, cioè, adesso mi sfugge pure qualche nome. A proposito dei fratelli Giannini, io te ne devo raccontare una che è capitata proprio domenica, mentre c'era uno dei fratelli che stava vicino a me, Enzo, ai distinti, perché tu sai io vado ai distinti per un fatto scaramantico, certo, e sborso le mie 35.000 lire per volta, ma con grande piacere. Naturalmente c'erano gli altri due, Amedeo e l'altro, alla curva nord, che saltavano e gioivano, che non dico. E addirittura i Giannini che cosa hanno detto? Che se si raggiunge quel famoso traguardo di quella parola che non bisogna mai pronunciare, come dice Don Antonio, i salernitani devono avere la priorità durante la campagna abbonamenti. Io l'ho detta qui, lui me l'ha detto, io la dico. Cioè praticamente lui dice: noi salernitani, dopo tanti anni, se raggiungiamo, e non lo diciamo, dobbiamo avere la priorità nell'acquistare l'abbonamento, perché se si diversa qui tutta la provincia, saremo proprio noi salernitani a rimanere fuori. Ma quale provincia? E quale provincia? Quella di Napoli? Ma probabilmente anche un pizzico tutta di Napoli viene da questa parte, direi tutta la Campania. La Salernitana ai salernitani, dicono i salernitani. Voi del tifo organizzato cosa dite? Ma i salernitani
Io non è che ci credo più di tanto del fatto di noi salernitani che possiamo portare avanti un discorso come lo sta portando Aliberti. Aliberti sta mettendo la sua professionalità sia sul campo, diciamo, professionale, che adesso sul campo sportivo, e lui si sta accingendo da 3 anni a questa parte nel campo calcistico. Infatti sta cominciando a dare quei frutti che noi veramente da tanti anni stiamo aspettando da tempo. Tra l'altro ieri sera il presidente Aliberti ha voluto sgombrare il campo da quanto si era detto e scritto in settimana su un suo possibile interessamento al Napoli. Al Napoli, una minaccia dicevi? No, volevo dire, si è... È chiaro che ieri c'è tutte le cose che sono state dette su questo fatto del Napoli, che mi sembra che anche questa parola sta andando un po' di moda, un po' troppo. A noi interessano, almeno, ovviamente, soltanto i fatti di casa Salernitana. Cioè, il presidente ormai ha dichiarato proprio ieri, quindi davanti a una folta platea, che il Napoli non interessa relativamente. Potrebbe essere solo semplicemente un tifoso del Napoli. Bene, scusami, abbiamo Galeotto in linea. Ah. Proviamo a sentirlo. Pronto? Pronto? Un attimo solo, un attimo. Che amplifichiamo anche in studio. Pronto? Pronto? Francesco, buon pomeriggio. Pronto? Sì. Forte e chiaro. Pronto? Galeotto. Pronto? Sì. Francesco, ci senti? Sì, mi sento. Dove sei in questo momento? Sono a far compere. Non la... A far compere a mia moglie. Devo fare qualche cosa per stasera. Dobbiamo aprire i regalini. Sei in Sicilia? La grande Sicilia. A Palermo sei? Nella mia Palermo. Nella tua Palermo. Detta la siciliana, si sente? Nella mia Palermo. Francesco. La siciliana posso dire. Ciccio, che cosa hai portato via da Salerno stamattina, credo? Stamattina un po' di regali. E poi? I regali li ho comprati a Salerno. Ma credo anche il calore che i tifosi anche ieri sera vi hanno voluto dare. No, ma quello sì, il calore di Salerno. Sono qua e mi aspetta, porta. Aspetta, mi sta suggerendo il presidente del Club Highlander che hai portato via anche il cotechino. Sì. Ma le lenticchie il presidente Aliberti le ha messe vicino? Come? Non l'ho capito. Hai portato via il cotechino? Sì. Le lenticchie il presidente Aliberti le ha messe vicino ieri sera? Sì, ce l'ha date. Sicuro? Non dire bugie! Però da noi le lenticchie... Quelle che ci si augura. Buon auguro, esatto. Quelle che ci si augura che mangiamo anche a Capodanno come augurio, che portino bene per tutto l'anno. Sì, quelle portano bene sicuramente. Ma quelle materiali? Sì, i soldini. Quelle pupa forti che ci danno la carica fino a fine anno. Galeotto. Sì. Allora lei è a Palermo, sta ovviamente festeggiando il Natale insieme ai suoi. Un minuto che non ti sento. Non mi senti? Adesso. Mi senti? Sì. No, perfetto. Dicevo, noi siamo in diretta, ci sono i tifosi, ci sono dei colleghi, stiamo insomma trascorrendo anche noi una vigilia un po' particolare, con l'animo sereno, perché ovviamente con questa bella Salernitana, con la classifica della Salernitana... Guarda, un Natale così non l'avevo passato mai. Io questo le volevo chiedere, Galeotto. Sì. Un Natale così, insomma, è indimenticabile. Indimenticabile perché, guarda, l'anno scorso si tempo e lo farebbero... penultimo, quest'anno sono il primo in classifica, perciò siamo contenti sia che io che la mia famiglia, veramente. Galeotto, la lasciamo subito ai suoi impegni, vogliamo fare gli auguri ai salernitani, vuole fare gli auguri ai salernitani? Auguri a tutta Salerno, particolare a 2 amici che sono vicini di casa, a Gennaro e Saracino. Che sono 2 amiche che ci vediamo qui spesso a Salerno, poi tutto il pubblico di Salerno che è meraviglioso, guardate. Infatti ho portato le foto qui a Palermo, che fatti vedere qui alle amici, perché non possono vedere la partita a Salerno. Guarda che devono fare pure l'abbonamento loro, sì. Però se andiamo in solo. Mi piace che i tifosi, anche noi giornalisti, non abbiamo il coraggio ancora di pronunciare questa lettera, però pare che invece i giocatori si stiano sbilanciando. No, non ci sbilanciamo, sto scherzando, guarda. Loro stanno con la testa sul collo. Affrontare ogni domenica la partita e basta, cioè domenica incontriamo il Foggia. Pensiamo il Foggia, il Monza, il Monza e pensiamo
partite spareggio, non è che noi dobbiamo pensare alla Serie A, pensiamo a fare un buon campionato, poi il 7 giugno si vede. Bellissimo. Francesco, ti facciamo gli auguri di un buon Natale, di un felicissimo anno nuovo, ovviamente insieme a tutta la tua famiglia. Portaci un po' di pignolata bianca. Aspetta, aspetta, c'è una richiesta. Portaci un... Sì, dici. Penso che qualche... Penso, speriamo sarà presto, che qualche volta qualche giornalista, mi auguro, come si chiama, Tommaso... Se qualche giorno direi in trasmissione, mentre fa la telecronaca, un gran gol di Galeoto. Ah, bene. Domenica ci hai provato, beh, domenica scorsa. Sì. Sicuramente arriverà presto. Galeoto, ho una richiesta da farti, sono sì. Cino Liguori. Sì. Ecco, portami un po' di pignolata bianca. Ok, quanto ne vuole? Mi basta un vassoio. A Tommaso ci portiamo, sai che cosa, i cannoli siciliani. Va bene, va bene, grazie Galeotto. Auguri, auguri, buon anno. Auguri anche a te. Ciao. Ciao. Che vuoi sapere? Allora, cosa vuoi? Aspetta, aspetta, non parlare, non c'è il microfono. No, siamo adesso curiosi di sapere cosa sia. La pignolata bianca. È un dolce particolare che fanno a Palermo, cioè che fanno in Sicilia praticamente. Siccome Gino Liguori è un giramondo, praticamente ha viaggiato tanto, oltre ad avere cravatte internazionali, vero Tommaso? Sì, come cravatte, no, cravatte sono... Cascillo. Cravatte Cascillo, quindi. Non da Montecarlo. Allora, ha sentito Galeotto? Cioè... Sì, sì, noi ci incontriamo spesso con lui, con Breda. Devo dire, cioè io volevo partire da un presupposto, se mi scusi. Sì, scusami prego. Se... Non è per entrare in nessuna polemica, per l'amor di Dio. Cioè io personalmente, essendo una persona molto superstiziosa, molto sono il primo che, non perché uno voglia ricopiare parola per parola il discorso che ha fatto durante tutta la settimana il mister Rossi, cioè lui ha detto ieri e tondo, noi non abbiamo vinto ancora niente. Alcuni giocatori, tra i quali Breda, che io ho incontrato la sera stessa del domenica sera dopo la partita, mi ha ribadito il fatto che tutti i giocatori, non è una prassi che viene detta soltanto, cioè pro forma per televisione, si dice noi siamo concentrati. Loro sono consci del fatto che se affrontano tutte le partite con un'intensità e con un'aggressività tale, non è una cosa così banale, ma veramente non ce n'è per nessuno. Una sola partita noi abbiamo visto che è stata affrontata con un po' di sufficienza, è stata quella con la Lucchese, vedi complice anche il terreno di gioco. Il discorso è questo, quindi volevo dire, mi scusate se lo faccio in ritardo, comunque porgo gli auguri abbiamo di buon Natale a tutti. Beh, no, è un discorso da questo, cioè io personalmente, appunto, come dicevo prima, sono superstizioso, per cui quella lettera non la pronuncio. Io penso che il cammino viene camminando, un passo alla volta, affrontando tutte le partite come se fossero ultime spiagge, e forse riusciremo a raggiungere un qualcosa di concreto che noi ancora non abbiamo toccato. Però dicevo, io con tutta onestà ripeto, forse all'inizio, 4 anni fa, sono stato uno noi dei mediatori. Guarda che una lettera, non lo so, forse è un caso in... La lettera del nostro tabellone, sì. Dovremmo anche giocare con il nostro tabellone. Infatti. Scusami, vai. No, dicevo, io personalmente, come forse tutti i salernitani, il primo giorno quando successe poi la presentazione della squadra Lagonegro, ebbero delle perplessità su questa persona. Che chiaramente, che però chiaramente anche l'anno scorso facevo parte di quelle voci fuori del coro. Questo non è una polemica, per l'amor di Dio. Io non ho assolutamente creduto, ma sin dal primo minuto, che questo fosse stato un cavallo di ritorno, come può essere la minestra riscaldata di Sacchi l'anno scorso e quest'anno Capello al Milan. Io penso che questo sia la prosecuzione di un discorso interrotto 2 anni fa. Forse c'è stato un incontro di comune accordo fra Rossi e il presidente, che hanno deciso di mettersi a tavolino, studiare le strategie per portare avanti questa squadra. Ripeto, io quello che dico, gettiamo però acqua sul fuoco, cerchiamo di vivere domenica per domenica, sia in casa che fuori, apprezzare il lavoro di questi ragazzi che si impegnano e forse avremo questa soddisfazione. Non è una banalità, ma è veramente così, perché se ci facciamo prendere dei facili entusiasmi, corriamo il rischio veramente, Tommaso, di scottarci come quello che è successo 2 anni fa e 3 anni fa. E questo bisogna... Ecco, bisogna quindi evitare. Per me, cioè, noi per adesso non abbiamo vinto niente, cerchiamo di vincere qualche cosa, però passo dopo passo. Gino, allora, avevi dei nomi?
Volevi salutare qualcuno? No, no. No, io non è che voglio salutare, volevo dire all'amico che ha fatto un saggio discorso di ponderatezza. Però vorrei dire una cosa, noi nemmeno dobbiamo essere tristi perché praticamente siamo primi in classifica. E insomma, voi ci dovete anche consentire che uno dopo tanto, insomma, una bicchierata la faccia pure, insomma, perché è nella norma, è nella regola. È chiaro che bisogna vivere domenica per domenica, ma però se tutte le domeniche le viviamo come le stiamo vivendo, sì, però io e allora insomma saranno veramente delle belle domeniche, insomma. No, ecco, ma lei è perfettamente noi ragione. Non andiamo alla grande esaltazione, però dobbiamo pur gridare alla Tommaso D'Angelo quando il gol arriva in quel modo lì, insomma, dobbiamo pure dar sfogo a tutte le amarezze accumulate nel corso degli anni. Sì, però io mi smentisco comunque, cioè, perché è chiaro che adesso davanti alle telecamere dico questa cosa, è chiaro che ognuno di noi nel proprio piccolo, magari nel chiuso della stanza, lo fa. È chiaro che diciamo è una cosa quasi sovrumana il fatto di mantenere questo entusiasmo, perché magari, proprio perché dicevo, scaramanticamente ce lo vogliamo conservare. Sentiamo anche Don Antonio che ne pensa in me. Ma Don Antonio, voi che ne pensate? Tutti su questa lunghezza d'onda. Quello che sta dicendo l'amico. No, perdonate. Prego. Che succede? Abbiamo il presidente Andrea al telefono. Benissimo, che piacere, auguri per Natale. Vuole come al solito. Per Don Alfonso. Pronto? Sì. Presidente, buonasera. Ormai buonasera. È un appuntamento tradizionale anche questo, il nostro. Di recente istituzione, ma è un piacere risentirsi la vigilia di Natale per scambiarsi gli auguri. L'abbiamo disturbata? No, no, esatto, sono io che ho qualche difficoltà perché sono nel traffico. C'è un po' di traffico. Quindi ho, ecco, mi sono un po' allontanato per ascoltarvi meglio. Perfetto. Buonasera a tutti ed auguri. Grazie. Presidente Andrea. Tra l'altro il Presidente Andrea ieri sera ha partecipato anche alla festa organizzata da tifosi al centro di coordinamento. Presidente, è la festa della Salernitana, è la festa dei salernitani, però è anche la festa di tifosi della Salernitana della provincia. Beh, certo, insomma, io tengo sempre a precisare ogni volta che ho modo di incontrare la tifoseria o la squadra o la società che anche dalla provincia di Salerno e non solo dal capoluogo che dà un contributo naturalmente importante, vorrei dire maiuscolo, ma anche dalla provincia e da tante località della provincia arriva veramente un apporto notevole al sostegno della squadra. Basterebbe girarsi intorno la domenica sugli spalti e vedere un po' gli striscioni e le provenienze degli striscioni, ma al di là delle scritte ci sono tanti cittadini della provincia di Salerno che seguono molto appassionatamente le sorti della Salernitana partecipando di persona e quindi vivendo così minuto per minuto questi eventi. Quest'anno con particolare soddisfazione, ma da sempre danno un contributo ed un sostegno non indifferenti. Allora voglio dire che questo fenomeno è un fenomeno che va ben oltre la portata locale. Pensi che ho avuto telefonate da parte di amici che vivono fuori della regione addirittura dopo l'ultima partita di domenica, per dirmi che ecco, esprimevano soddisfazione e solidarietà e soddisfazione soprattutto per questi risultati così ragguardevoli che la squadra ha raggiunto. Ma il presidente Andrea che tifoso è? Un tifoso realista, prudente, scaramantico? Insomma, queste aggettivazioni mi piacciono tutte perché potrebbero tutte quante essere, come dire, appiccicate a me. Realista senz'altro, prudente certamente lo sono per carattere, scaramantico non lo sono ad onor del vero, però anche per giocarci un po' su queste cose, con la scaramanzia, in queste circostanze piace a qualcuno che magari non ci tiene a far finta di tenerci ugualmente. Presidente Andrea, tutti insieme questi elementi. Presidente Andrea, sì. Lei già ha fatto, come dire, un consuntivo con i giornalisti l'altro giorno, un consuntivo della sua attività, siamo a fine anno, insomma, tradizionale l'appuntamento con la stampa. Sì. Ma visto che tutto sommato siamo in una trasmissione sportiva,
di questo suo bilancio totale ne possiamo stralciare una parte che riguarda lo sport in genere, il calcio ovviamente su tutto, ma anche altre discipline che riguardano Salerno e la provincia di Salerno? Certo, che riguardino soprattutto la provincia di Salerno, perché diciamo che la città capoluogo è nel panorama provinciale abbastanza ben dotata, certo, dal punto di vista dell'impiantistica sportiva, per quanto forse anche in città ci sarebbe da usare qualche accorgimento in più, soprattutto in alcune discipline. Mi risulta che l'amministrazione comunale è già proiettata su queste realizzazioni. Quest'anno che si chiude è stato particolarmente prolifico, diciamo, da questo punto di vista, nel senso che abbiamo previsto la realizzazione di 3 strutture sportive, 2 nell'agro nocerino sarnese ad Angri e a Nocera, la terza a Fisciano, asservita essenzialmente e principalmente alla popolazione universitaria, e quindi è uno sforzo notevole. Sono 3 progetti che abbiamo già mandato a finanziamento, abbiamo già ottenuto il mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, 8 miliardi ciascuno, chiedo scusa, per un ammontare quindi di 24 miliardi di impegno, e con la collaborazione del COVID, con cui a livello provinciale, con il Presidente Ricci, sin dall'inizio abbiamo pensato a queste realizzazioni, ci hanno aiutato nella fase di progettazione e quindi siamo stati messi nelle condizioni di operare in questo senso. Speriamo di andare al più presto in appalto per dotare queste tre strutture la provincia di Salerno, cercando poi contestualmente anche di potenziare le altre, così come abbiamo fatto con interventi ed iniziative, manifestazioni di vario genere che abbiamo svolto a livello sportivo per rianimare un po' il centro sportivo di San Rufo del Vallo di Diano. Abbiamo dato recentemente un sostegno ad una bella iniziativa che si è svolta a San Gregorio Magno, dove pure c'è una struttura importante che è stata costruita subito dopo il terremoto. Ecco, ci sono tante iniziative in atto e quindi è importante sapere che l'amministrazione provinciale è attenta e sensibile ai problemi dello sport ed è consapevole che l'intero territorio vada più e meglio dotato da questo punto di vista, ed in questo senso si sta attivando. Bene, Presidente, noi la ringraziamo per il suo intervento, ci scusiamo della telefonata, spero per che averla disturbata. Sentito qualcosa? Si è sentito tutto? Perfetto. Perfetto, grazie, Presidente. Auguri a tutti, auguri ai telespettatori e naturalmente in bocca al lupo alla solennità. Auguri, Presidente, grazie. Grazie. Noi abbiamo un minuto di pubblicità, se la regia è pronta, sono intanto giunti anche gli altri ospiti. Volevi dire qualcosa, Gino? No, no, niente. Diciamo che siamo, lo dico io, siamo in attesa del Presidente Salvatore Origo. Anche in attesa del Presidente. Perché mi ha promesso che sarebbe venuto insieme ad Enzo Sessa, per cui questo è un richiamo ufficiale, poi scatterà il cartellino giallo e poi quello rosso. Bene, abbiamo, come già accennato, anche altri ospiti, la parte musicale tra poco daremo via, siamo in grosso ritardo, però cerchiamo di fare tutto. Pubblicità? No, non c'è la pubblicità? Sì, come no? C'è, dobbiamo aspettare, che dobbiamo fare? Arriva. Bisogna aspettare per la pubblicità. Allora, bisogna aspettare. Ricordiamo allora il numero telefonico, no, aspetta, così allora diamo ne approfitto per... Aspetta, dici insieme a me 254007, che è il numero di telefono, 225428, che è quello del fax. Se volete fare i complimenti a Gino Liguori per questa cravatta, per il suo look d'autore. No, io ne approfitto perché praticamente c'è... Devo dire che mandano i saluti Pasquale del Bar Coppola, la splendida Nina dello stesso bar, e poi c'è il tassista Davidino, Davide, il più anziano, tifosissimo della Salernitana, il quale si è lamentato che nominammo gli altri l'altra volta, Giovanni Zurlo, Natale Memoli, facciamo gli auguri perché domani è pure Natale, quindi il suo onomastico, e non avevamo nominato Davidino, che è il più anziano tassista di Salerno ed è tifosissimo della Salernitana. Davidino lo abbiamo fatto. Benissimo. Ecco, abbiamo accontentato anche noi. Allora, salutiamo anche tutti coloro che, nonostante il giorno di festa, saranno comunque impegnati nei loro lavori, le persone che sono in ospedale per lavorare, purtroppo anche i degenti. Certamente. Che trascorreranno lì questa festività. Auguri di Buon Natale, ma soprattutto di prontissima guarigione e di ritorno a casa. E poi magari... Ma la pubblicità arriva o no? Arriva la pubblicità. Arrivano, non la ritengo. No, vi diciamo subito, è arrivato Pino Mauro, quindi dobbiamo anche organizzarci. E quindi il tempo giusto...
arrivato fino a... io ho intravisto Peppino Brio dall'altra parte. Certo, è chiaro. È quindi, pronta? Pubblicità. Arriva, adesso sì. Arkenciel, industria leader nel settore poligrafico nazionale. È un'azienda nata nel 90 che è diventata in pochi anni tra le più apprezzate e dinamiche del settore. Arkenciel è un'azienda specializzata nella produzione di prodotti tipo litografici, moduli continui, auto imbustati e click card. Qualsiasi prodotto realizzato dall'Arkenciel non è mai considerato un semplice stampato, ma uno strumento che rappresenta l'immagine del cliente in modo personalizzato e con la massima innovazione e funzionalità. Arkenciel a Salerno, in via Vesola, zona industriale, telefono 089 77 1206. Fausto Caputo, agenzia esclusiva Albini e Fontanot Scale. Hai necessità di comunicare due livelli? Le scale Albini e Fontanot assumono il ruolo di autentici complementi d'arredo. Mille soluzioni, a chiocciola e a rampa, in legno e in acciaio, che si adattano ad ogni ambiente. Fausto Caputo, agenzia esclusiva a Salerno in via Trento 179, telefono 089 33 81 90. Per ogni esigenza d'arredamento, di spazi e di finestre, Ubaldo Iannone offre soluzioni ottimali e definitive con tendaggi che sono frutto di una severa selezione qualitativa. Per conferire stile e atmosfera alla vostra stanza, potete scegliere coordinati matrimoniali, copri, divani, trapunte, cuscini. Ubaldo Iannone ha istituito un particolare servizio di confezioni artigianali su misura e orle a mano. Ubaldo Iannone, tappezzeria e tendaggi, via Ferreria 33H, Baronissi. Telefono 089 95 55 47. Guida sicuro, conseguendo ogni tipo di patente, grazie alla massima preparazione e scrupolosità dell'Autoscuola Gambino. Istruttori qualificati ed avanzate tecnologie degli strumenti di apprendimento fanno dell'Autoscuola Gambino un'importante realtà a servizio degli aspiranti patentati, offrendo anche la ripetizione gratuita del corso a chi, frequentando assiduamente le lezioni orali, non superi l'esame di teoria. L'Autoscuola Gambino è in piazza Sant'Agostino 34 a Salerno. Telefono 089 23 25 44. Allora, abbiamo usato il Granata Show perché ovviamente quello è il filo conduttore insomma del nostro programma. Dove vai? Parli sempre, sei sempre in mezzo. Mi hanno detto che devo parlare. Eccola qua, questa è la mia, la tua è quella. Ma non mi piace così, io voglio andare vuoi salutare gli ospiti? Io vado a salutare, certo, il radiomicrofono è qui. Eccola. Allora, c'è grande attesa in città per un vero e proprio evento che dovrà avvenire dopodomani. Buonasera a tutti. Buonasera. Pino Mauro, per chi non l'avesse riconosciuto. Grazie. Grazie, innanzitutto viva la Salernitana, ma non per come sviolinato, perché io sono provinciale, sono della provincia di Napoli. E quando la cosa è bella, è bella, cioè è come Uber mio, per esempio, dopo domani debutta. Ecco, la cosa è bella, è bella. Si è forte e forte. Viva la Salernitana perché merita e lotterò anche se sono napoletano per la Salernitana. Stavate parlando prima delle camere. Siamo in albergo qua. No. Cioè abbiamo il nostro Colombone invece. Buongiorno, Colombino. Colombone. Peppi Amicella. Ex Colombone. Buon Natale a tutti ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti. Tra poco prima anche Peppino Brio. Peppino Brio. Io non canto. Per la prima volta come primo attore nella mia compagnia.
Io canterei volentieri, ma io faccio la verità, farei una bellissima sceneggiata. Facciamo un provino, facciamo un provino, possiamo farlo. Ruolo drammatico, però, insomma. Ruolo, no, ah, ruolo drammatico. Provino, già ti scegli il ruolo. Da molto in su, insomma. Mi pare un po' presuntuoso. Invece poi tutti gli attori drammatici vogliono fare gli attori brillanti. È sempre stato così. È vero, è vero. Se mi consenti, al collega Iannicelli. Maestro Liguori, buonasera. Siccome tu sei il... uno dei re della sceneggiata, se non il re della uno sceneggiata. Uno dei re della sceneggiata, non ho capito bene. Eh sì, perché ce n'è anche un altro, no? Mi pare un... Qui. Va bene, allora datemi delle imperatore. Il tuo rivale Mario Melo. Come dicevamo. Qui. Ma io a Peppi Anicelli gli farei fare la parte... del cattivo? Un malamento. Un malamento. Ah! Ah. No, no, vabbè. Abbiamo Autoriva che è di là. Ma io direi che Peppe... cioè non ha, non no, ha questa no, non questa, credo non... Alla questa, con questa faccia da bravo ragazzo e poi umanamente deve essere un po', cioè deve avere certi, cioè, deve essere un po' carognone, certe, diciamo, formazioni di viso, sì, no. Invece Peppe, cioè, no. È come Tommaso per esempio, no, ma sai perché... più la faccia del cornuto contento, come potrebbe fare? Stavi dicendo questo, no, no, abitualmente, cioè in questa forma di spettacolo che c'è sempre è sempre lui che diventa cornuto. Colombone diceva Liguori, fatto per un motivo semplice, perché alla fine il cattivo della situazione prende sempre lo schiaffo. Allora, oppure muore. Liguori voleva subito. Grazie. Allora, Pino Mauro è qui perché venerdì appunto c'è questo suo lavoro, questo suo debutto nazionale al Centro Sociale di Salerno con torno dopo 12 anni di un periodo di esilio teatrale e musicale, cioè per studiare delle cose, certo, nuove, perché questa forma di spettacolo purtroppo l'avevano massacrato un po' i nuovi arrivati, quindi l'avevano fatto diventare, dopo che con tanti sacrifici che ho fatto io, qualche altro eccetera eccetera, quindi si stava scherzando troppo, anche perché stanno scherzando ancora la nostra televisione nazionale e quell'altra che la vogliono scimmiottare un po'. La sceneggiata non si scimmiotta, la sceneggiata è scuola di teatro. Benissimo. Allora noi ricordiamo che questa scuola di teatro venerdì fa il suo debutto nazionale a Salerno. E dove se non a Salerno? Dove se non a Salerno, che mi ama da tantissimi anni, dopo aver fatto ultimamente il Verdi, poi l'Augusteo, il Capitolo e così via, cioè Salerno ho voluto dare la prima nazionale, proprio la prima nazionale, perché mi porta bene, io sono scaramantico, mi porta bene, perché quando mi va bene Salerno mi va bene tutta Italia, perché non è che vado dopo ad Afragolo, e a Cera. Credo che questo faccia particolarmente piacere ai salernitani, Gesù, sapere che sono prima Salerno e poi Napoli, non solo nel calcio, Gino, hai visto anche il teatro, prima Gigino, Salerno e poi Napoli. Di questo Gigino, ringraziamo Pino Mauro, no? Se Salerno avrà la prima nazionale di un bene mio, perché io direi un'altra cosa a Pino, che praticamente la sceneggiata è parte della cultura napoletana, è un fatto importantissimo, quindi non va scimmiottata. E in questa, come ho letto e come ho seguito attraverso le televisioni, ci sarà anche Peppino Brio, che è qui, certo, che è meraviglioso qui, cantante. Che ha oltre, anche... oltre Peppino c'è Lucia Creton, vero? Certamente. Però vorrei sapere da qual è l'attore che fa il cattivo, praticamente. L'attore del cattivo adesso lo faremo passare, Aldorina, tra qualche un pochettino alla volta, che abbiamo uno che praticamente ha fatto anche del cinema, teatro, televisione, eccetera. È un veterano, cioè uno che sa fare veramente il cattivo, sa prendersi gli schiaffi al momento opportuno, sa prendersi la pistolettata, e veramente non è tanto facile fare il cattivo. E poi abbiamo una sorpresa ancora, abbiamo direttamente dal Costanzo Show un cacaglio, cioè un balbuziente, un cacaglio, lo sappiamo, chiamiamo così, che Ciccino Attrice che purtroppo Alessandro ha intuito subito Alessandro. Si è perso dietro di noi perché è come ci ha fatto in strada, balbetta anche in macchina e quindi l'abbiamo perso. Quindi allora Pino, perché tra poco ovviamente ti chiamiamo in causa per farci ascoltare qualcosa. Ancora in causa. Una sorta di anteprima, certo, anche. Volevamo presentare Peppino Brio, già stato ospite della nostra... Grazie, buonasera. Nella nostra trasmissione lo scorso anno, è vero Tommaso, grande successo, noi lo ringraziamo per essere ancora qui con noi. Questa prima volta d'attore, com'è? Un compito molto difficile da parte mia, perché io di recitazione ero proprio
completamente a digiuno. Adesso ho capito che cosa significa recitare, perché, noi cantanti siamo avvantaggiati, perché il Signore ci dà il dono della voce, quindi diciamo che non è che facciamo molto sforzo, ma recitare, se non lo sai veramente, se non fai tanti anni di gavetta, è difficile. Io invece devo dire, in tutto questo ho avuto la fortuna di avere come, diciamo, maestro quel grosso personaggio che è Pino Mauro, perché io lo apprezzavo molto come cantante, come attore, purtroppo era una cosa che non mi competeva, quindi non mi interessava, ecco. Invece no, mi sono reso conto che non so se è più bravo come attore o come cantante, veramente. Rimarrà questo dubbio. No, veramente. Confermato veramente, in toto. Io penso che è superlativo, perché uno che si dimostra bravo è in recitazione, è nel canto. Ma era una secondo scelta, me è il massimo. Era una scelta quella di non cimentarsi sceneggiata? No, io sono di natura... Ho fatto di pigrizia anche. Anche. No, ma oltretutto sono di natura molto, molto timido. È pigro, ma più timido che pigro, veramente. Infatti è dovuto rompere un po' questa timidezza. E infatti io avevo quasi rinunciato. Poi ci fu l'assalto feroce di Tommaso D'Angelo, che mi disse: no, ma che fai? No, cioè, io immagino già l'assalto di Tommaso. Non ti devi arrendere. Non ti devi arrendere. Diciamo che... Ma infatti uno dei dettagli, se posso intromettermi, di inquietanti di questa... Prima, perdonate. Prima Aldo Riva, che mi sembra... No, comunque sono riuscito poi a superare diciamo questa timidezza iniziale, e lui mi dice che sono bravo. Bondà sua. Io ho i miei dubbi comunque. Ah sì, questo è vero. Allora, Gino voleva vedere il cattivo. Volevi sapere allora, chi è il cattivo? No, eccolo. Io voglio sapere, allora. E poi è dolcissimo, è bravissimo, tranquillo fuori scena, però in scena diventa cattivo. Aldo Riva, che ha una lunga milizia alle spalle, ha iniziato con Pino Mauro, poi ha avuto altre esperienze, teatrali, cinematografiche, televisive. La prima cosa, io ringrazio tutti questi signori che mi hanno invitato e mi trovo in mezzo a questa gente, sono molto onorato. Forza Salernitana, ma non perché... I sotti fossero Napoli, lo dico prima. Però mi fa piacere che abbiamo una squadra campana che ci sta onorando. E colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i salernitani. Ringrazio Pino Mauro se mi trovo oggi qui in mezzo a voi. E sono cattivo perché sono nato cattivo, che ci la fa. Ma qual è la caratteristica per riuscire ad esprimere una cattiveria che poi in fondo non c'è, oltre alla bravura di essere attore? Cioè, la sceneggiata è scuola d'arte, se si sente qualche cosa dentro è possibile darlo al pubblico, trasmetterlo al pubblico. Io in quel momento in cui varco il palcoscenico divento cattivo perché mi incontro con il dolce Pino Mauro che mi istica e io divento cattivo e mi busco e la schiaffeggiata e la pistolettata. Come nella migliore tradizione. Come nella ma a proposito di diciamo dolcetti. Diciamo che non come violenza sotto la certo. Cioè praticamente quando mi accorgo che sta per tirare l'arma, io non tirando l'arma, ci do lo scaffettone. Poi me ne accorgo che mi vuole ammazzare, allora c'è legittima difesa. Insomma. Io volevo sapere, Tommaso D'Angelo come regista com'è? Tommaso D'Angelo... Perché questa, la sceneggiata è una cosa... Questa è una domanda un po' tu vuoi sempre pizzicare. No, mi resa, siamo dopo. Perché immagino lui sul palcoscenico che dà ordine agli attori e mena fendenti con le mani. Immagino agli attori che immagino una sfuriata. No, immagino gli occhi. No, e chi si permette, insomma, io non credo. A proposito di dolcezza, loro stanno provando da stamattina, sono di qua, giusto per l'amicizia, devono andare via, eccetera. Beh. A proposito di dolcezza, Pino Mauro adesso ci canta. Pensavo ci fosse un pasticcere. No, pensi sempre a mangiare le ricette. Ho visto che l'ora sa presto. Ha scelto una bellissima canzone che è Cor Ingrato, che adesso ci propone. Bene. Pino, tocca a te. Cor Ingrato. Come? Cor Ingrato. Hai detto niente. L'hai detto così. Hai detto così. So. Credo che il regalo migliore alla vigilia del Natale non si possa desiderare. Eh sì, anche perché questo Cor Ingrato, questa celeberrima canzone che in una maniera poi cantata, perché abitualmente questa canzone si aspetta un Pavarotti oppure che so, un Bocelli, niente, la canto a modo mio, con una dolcezza come se fosse un bere mio, insomma. Bene, allora se la regia è pronta. Mm.
catarmi. Ma che mi dice sti parole amare? Ma parlo con me dormendo, catarmi. Catarmi. Cadari, cadari, ve la dice, sto parlando, camma da spasimo. Tu non c'è pensi a sto dolore mio. Grazie. Abbiamo una sorpresa. Grazie. Le lastre. Abbiamo Sua Eccellenza, Monsignor Pirro, che noi vogliamo salutare. Sua Eccellenza, io questa canzone l'ho dedicato a lei. Dedichiamola invece ai futuri sviluppi. Certamente, ma questo per me è stato un grosso onore per... essere stato presente qui in questa trasmissione. E è una canzone, cioè, questa dolcezza ho voluto dedicarla perché io sono... Abbiamo ammirato che la voce, col passare del tempo, non si è... È come il vino. Ecco, il vino buono diventa ancora migliore con un tempo. Bel prosciutto stagionato. Ecco, come voi. E auguri a tutti. Grazie, bene, grazie. A tutto, a voi quando fate la... Credo che poche, come si dice, radiocroniche sono di tale efficacia come quelle che fa Tommaso Danti. Grazie, eccellente. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
il nostro cattivo del mio spettacolo, della mia commedia. Io sono tanto cattivo, posso avere una cosa a voi come ci state mettendo un po' con il ciubunalino? Certamente. Come cattivo. Ma a Natale diventano tutti buoni. Ecco. Pure i politici diventano buoni. Ah, questo è buono. Bravo. Bene, allora, Pino, noi abbiamo scelto Corangrato, cioè o meglio, hai scelto Corangrato per dedicarla al nostro arcivescovo, che noi ringraziamo per questo suo intervento. Ci hai preparato anche vorrei chiedere scusa ai telespettatori e ai nostri ospiti qui del mio look, perché cioè, anche ecco, ti ho strappato, mi sono messo anche a inchiodare la scena, cioè a preparare la scena. Ci ho detto, io ti ringrazio per essere qui perché stavi lavorando. Tommaso, la serie è pronta. Per i ci facciamo amici. Anche questa? Anche una serie maggio. La, se la una bella serata di maggio. Poi vi lasciamo, dopo c'è Peppino, poi vi lasciamo anche a te. Guardo male, guardo. Si è da parla e non rispondo, di santo con me. Io da tenga di tutto. Lunga sembra innamorare, ma tu invece pensa là, e tu stai ascoltando me. Quando si dice sì, viene la mia. Non sa capace soffrire, non cora mai. Non mi dicesti sì, la sera maggio, e mo di inaugurare. Sincero, ma quando bene, allora questo è il vero artista, non si deve mai perdere, perché praticamente io non, ecco perché faccio tutto in diretta, però questa è la diretta e può capitare una cosa del genere, che il combat disco salta e saltano tutti. Allora Pino, noi ti facciamo accomodare un minuto, benissimo, dopo chiudiamo ovviamente con Ubenemio, con la canzone della sceneggiata, perché abbiamo anche Peppino Brio, no? Questa è anche colpa? È anche colpa della tecnologia moderna, perché tutto ciò che è progresso secondo me è regresso, perché quando si usava il nastro tutto questo invece con questo digitale eccetera eccetera accade tutto questo, ma sicuramente i telespettatori benissimo, perché c'è rimasta la gola una serie maggia. Io mi siedo. È rimasto qui che vogliamo sentire questa canzone. Infatti dopo il concerto, dopo la sceneggiata ci sarà anche il concerto di Pino Mauro. Peppino, il collega Liguri voleva chiederti una cosa. Gino. Io, Peppino Brio, io se non sbaglio è di origine siciliana, vero? No, molti me lo addebitano, come sì, mai? Probabilmente la colpa è di mia moglie, perché mia moglie è siciliana. Loro confondono, ecco, c'è una certa... confondono mia moglie con me. No, io sono nativo di Afragola, ma mi ritengo cittadino del mondo, perché prima di avere successo discograficamente navigavo, avevo un'orchestra sui transatlantici
e quindi mi ritengo cittadino del mondo, ma sono nativo di Afragola, in provincia di Napoli. Quindi la Sicilia, la tua pignolata, poi te la porta Galeone. Ah, io c'ho una, io c'ho una, chiedendo la ormai pignolata di questi tempi tra cannoli e pizza. Il sindaco di Napoli. Sì, mi pare, diciamo, che, no, mi pare che Piazza Plebiscito da qualche si chiamerà Piazza Bassolino. Piazza Bassolino, mi pare. Non lo so fino questo. Comunque siamo stati a scuola insieme, abbiamo la stessa età più o meno. Benissimo. C'è una telefonata che diamo subito anche a Peppino Brio. Dovremmo avere in diretta il prefetto di Salerno. Sì. Pronto? Pronto? Della regia. C'è qualche problema per cui in studio non riusciamo a sentire. Pronto? Dottore D'Agostino, buonasera. Ci sente? Mamma mia. Pronto? 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 Abbiamo un problema. La cornetta al. Perché probabilmente. Alla perché probabilmente ecco qua, Sua Eccellenza non ci sente attraverso. Dottore D'Agostino non ci ha. Il televisore. Adesso penso di sì, vero? Pronto? Pronto? Sì, ditemi. Buonasera, grazie per averci voluto ospitare anche se soltanto telefonicamente. Prego. Buonasera, Eccellenza. Buonasera a voi. Che vigilia si sta preparando all'interno del nostro territorio? Una vigilia serena, tranquilla per quello che mi è dato sapere attraverso i riferimenti delle forze dell'ordine. E mi auguro che il tutto prosegua anche in queste giornate di festa e che siano di tranquillità e di pace per tutti. Permette una intromissione così nel personale? Prego. Il prefetto di Salerno come trascorrerà e come consumerà questa vigilia di Natale? Questa vigilia di Natale ho avuto un grande regalo, nel senso che la famiglia mi ha raggiunto. Mia moglie e i miei tre figliuoli, quindi un Natale secondo le migliori tradizioni delle nostre terre, in famiglia e consumando pasti tradizionali, vecchi sapori e mai abbandonati piaceri della famiglia e della tavola. Ci consente attraverso di lei di far giungere gli auguri di Buon Natale, di un sereno Natale a tutti i rappresentanti, gli esponenti delle forze dell'ordine che anche in questa giornata saranno impegnati al loro posto. La ringrazio tanto. Tommaso, hai qualche cosa? No, hai fatto tutto tu, quindi faccio gli auguri a Sua Eccellenza anche da parte mia, augurando ovviamente buon lavoro soprattutto per la vigilia di Capodanno, credo che lì sarà da lavorare in più. Comunque facciamo un Natale sereno e naturalmente auguri a lei e alla sua famiglia. Grazie. Grazie, buonasera. Altrettanto a voi, affettuosissimi. Buon Natale. Bene. Grazie, allora ci ha raggiunto anche Salvatore Origlie. No, certamente non per Tommaso, Tommaso. Aspetta, perché Tommaso aspetta, ogni volta che viene invitato a una manifestazione incomincia subito così, non viene mai. Cacciamo il cartellino giallo per lui. Ormai Tommaso è un regista, Però gli inviti si mandano lui. Allora, microfono. Dopo polemizziamo in privato. Andiamo, allora, accompagno. Qualsiasi cosa Peppe, mi sa che tu stai dando ragione un po' a troppa gente questa sera, ti devi mettere d'accordo. Bene, allora sì, ci spostiamo di là. Allora Peppino, ci vado io di là. Volevi chiedere una cosa a Peppino? No, io volevo chiedergli una canzone che siamo alle richieste. Sentito sempre cantare da Peppino Brio in maniera magistrale. Perfetto. Voce carragionata. Ma anche a farla apposta è in arrivo. Allora, la regia quando ci dà il via per la base musicale, questa bella classica. Sì. Salvatore, è affannato Salvatore. Hai già mangiato Salvatore? No. E allora ti fa bene questa. Aspetta, io ne parliamo dopo. Tempo, c'è il tempo per mangiare stasera. A fine dei passi, mi raccomando. Cioè volevo rilasciarmi, salutiamo il nostro prefetto di Salerno in modo che pure Rocco cosa mangia stasera. Il struffolo tutto non, non stuzzichiamo l'appetito perché a quest'ora. Allora, la regia andiamo. Pronta, via. Peppino Brio. Peppino Brio. Thank you.
piena bella, lucente più di stella, sonnire più di me, so come a due sospire, ogni sospiro doce, ma te non può di dolce, è come tra sentire, non mi da più avvicinare. E chi lo può scordare, può cercare ragionare, senza parlare, senza parlare. A me guardate sì, è stato buono, come dici, come sassi, come voglio. Sonire più splendente, e la bella lucente, come una sedatina, sono luci concettine, sembra cadente vente, ci trovo sentimento, ma che c'è sta novezza, che guarda la carezza. Chi lo può scordare, può cercare ragionare, senza parlare, senza parlare. A me guardate se lì, è stato vero cuore, come di chi, come sacci, come voglio. Viaggiamo a velocità supersonica perché abbiamo ancora molte cose da fare, il tempo stringe per le telefonate, noi stiamo prendendo le prenotazioni, però credo che sia molto difficile che riusciremo. Vabbè, ormai chi ci segue sa che combiniamo sempre siamo i passi. In ritardo, dobbiamo congedare i nostri ospiti che devono ancora cantarci qualche cosa, però ne approfitto un attimo nel frattempo che la regia prepara l'altro brano per Peppino Brio per parlare col presidente. Aspetta che ti raggiungo con l'altro microfono. Sì, vieni, piano piano. Mi tiro dietro per Paolo, però mi sa che ci serve almeno fino alla fine della trasmissione. Abbiamo parlato della festa di ieri sera con Simeoli, con gli altri amici che sono dall'altra parte dello studio. È stata una bella festa, c'è stato anche come dire, un riferimento particolare del presidente Aliberti alla tifoseria organizzata. E si riferiva Aliberti a quel messaggio che voi avete inviato ai tifosi del Napoli, l'augurio che voi avete fatto ai tifosi del Napoli, una pronta risalita. Una cosa bella in tante cose belle, possiamo dire così. Innanzitutto voglio ringraziare te per l'ospitalità e colgo l'occasione di salutare dal vivo, perché sono un ammiratore del signor Mauro e del signore che Peppino Brio. Peppino Brio. Io facciamo un cambio veloce, vai. Tu lo sai, io non è che qualcuno in settimana ha sviolinato un po' la situazione, la domanda è stata fatta a un'altra persona. Non è che voglio fare polemiche, non è proprio la giornata oggi. Certo. Però lui ha detto e speriamo che questi auguri si fanno col cuore e non per lavate di faccia. Noi sinceramente il comunicato l'abbiamo fatto col cuore e siamo convinti e sicuri, lo ritorno a ripetere, che sia la tifoseria di Napoli, la squadra e la società salveranno questo Napoli, siamo convinti. Anche perché vi ha risposto la tifoseria del Napoli, vi ha risposto Palumella con una dichiarazione in cui vi ringraziava.
Facevo ovviamente tanti auguri alla sanità, dice io faccio questo saluto di cuore a Salvatore Origli, a tutto lo staff del centro di coordinamento di Salerno, perché so che si è fatto questo comunicato, si ha detto queste parole, le ha dette perché le sentiva, conoscendo Origli le ha dette perché lui e i tifosi della Salernitana sentivano queste parole nei nostri confronti. Sì, peraltro scusa, anche Ferlaino nella festa di auguri con il centro di coordinamento dei club del Napoli ha fatto un passaggio su questo comunicato che era arrivato poche ore prima, quindi mi pare che il segnale sia stato colto in maniera significativa. Scusa un momentino, tu lo sai, questa tifoseria, quantomeno questo centro, quando fa una cosa certamente non la fa per essere sì, questo sicuramente. Applaudito oppure per fare qualche cosa, per... se mi dai l'occasione ti voglio rispondere. Anzi, volevo, io ho detto, volevo venire al tuo giornale per rispondere a Palombello. Hai carta bianca, Palombella quando fa un'intervista? Palombella, questa è sottintesi questa. Allora vai Salvatore. Palombella quando fa, quando dice una cosa, noi l'abbiamo fatta non per creare casino. No, infatti lui non. No, perché Palombella ci ha voluto mettere subito quella parolina. C'è qualcuno, qualche tifoso, i tifosi di Salerno, sia come centro, sia come gruppo ultra. Se i gruppo ultra o quantomeno quelle persone che si sentivano in diritto di dire qualche cosa, certamente non si devono dimenticare il gruppo ultra di Napoli, quella famosa trasmissione dove lui è stato presente, caro signor Mauro, forse lei non lo sa, però Palombello una volta lo spareggio Salernitana Juve Stab, Palombello fece capire che quasi quasi ero convinto e sicuro che è più piacevole. Palombello, e perciò Palombello deve essere convinto anche lui che tutta la tifoseria, i gruppi ultra sono uniti, noi siamo una squadra e una tifoseria unita, è la città. Quindi è inutile che Palombello fa delle affermazioni. Colombone, ho visto che annuivi alle parole del presidente. Ma, no, io per la verità. Questa è una storia che oramai risale all'epoca di quel benedetto Juve Stabia Salernitana, neanche lo spareggio, quel derby famigerato al Menti, quell'1-1 che ci fu. Guardate, io posso assicurarvi che Gennaro Montori, perché adesso ha smesso i panni del tifoso, fa il giornalista, che insomma facile, oramai facile, ha abbandonato la veste cattedratica. Peppino, la veste non si deve abbandonare. No, non per, perché Gennaro si difende benissimo da solo, però voglio dire, lui intendeva, essendo la Salernitana già andata ai playoff, di sostenere la Juve Stabia, nel senso di dire speriamo che ci sia una finale regionale, perché devo dire una cosa, per la verità, a Napoli, questo è molto triste dirlo, però delle vicende del calcio salernitano interessa molto relativamente, c'è stata un po' di attenzione nell'anno di Rossi, il primo anno di B, quando la Salernitana diede spettacolo in tutta Italia e c'era attenzione. Adesso è ripresa, scusa, voglio finire. Poi non parlo più perché facciamo le accavallate. Però ci vuole dire tutto gli anni scorsi. Vedi, qual è il motivo? Se lui adesso è il giornalista, lui è andato sul giornale a fare l'intervista, è un giornalista, sì. Non è più un tifoso. Ma questo mondo aveva ragione. È una voce comunque autorevole, interpreta autorevolmente quel settore. Posso dirti, voglio dire, che da parte della tifoseria napoletana non c'è né ostilità né, come dire, vicinanza rispetto a quella sanità, perché ovviamente non essendoci mai stata rivalità calcistica vera tra le due piazze è logico che aveva ragione pure Peppino, mi pare che ti stai un po' barcamenando, quindi secondo me l'anno prossimo bisognerà sperare questo. Se noi abbiamo fatto questo annuncio oppure noi abbiamo detto queste parole, una cosa bellissima che è stata molto apprezzata, è pure di ricuocere qualche cosa, esatto. Fra gruppo ultra, però facendo quell'intervista sicuramente la cosa mi resta più difficile. Ciro Simeoni, allora hai ascoltato, in difficoltà una parola di conforto da qualsiasi vada parte benissimo. Venga, faccia bene. Sì, ma quando si appiccica le cose fa sempre pace. Allora, Ciro, hai sentito il presidente Origli, hai sentito Iannicelli, però abbiamo sentito anche Liberti ieri sera, chi ha detto poi alla fine, noi ci interessa una sola cosa, la Salernità. È quello che ho detto anche io qualche minuto fa, che a noi interessano solo i problemi di casa nostra. Ci interessiamo, sì, noi possiamo capire, abbiamo dato anche la nostra solidarietà ai tifosi del Napoli, poi c'è chi la capisce in un modo e chi in un altro. A noi, come già ribadiva anche il presidente Salvatore Origli, noi i panni sporchi ce li leviamo in famiglia, quindi noi interessa solo ed esclusivamente la Salernitana, quello è proprio. Salvatore, prima di sentire un attimo ancora Peppino Brio, ti volevo chiedere, o meglio, volevo farti ricordare che l'iniziativa di ieri sera non è stata sì un'iniziativa per festeggiare la squadra, per dare gli auguri alla Salernitana,
ma aveva anche un'altra finalità, cioè una finalità benefica. Avete avviato una serie di iniziative in questo senso, vogliamo ricordarne qualcuna per gli amici? Io direi che ha parlato proprio da milanese, cioè che non ci interessa mai dei fatti della porta accanto, invece a Napoli sono più abituato a dire allora, sapete, carità signor Mauro, signor Mauro, io prima se ho detto qualche cosa a Tommaso, chiamami Pino, Pino se allora, signor Mauro, se prima ho detto qualche cosa a Tommaso, c'è un'amicizia fraterna da tanti anni e ma poi, lo so che poi, vi amate, e poi lui è un grande tifoso, io essendo che lui è un grande tifoso io scherzo sempre con lui, ci troviamo, ci niente, io con l'occasione, perché tu mi dai sempre questa occasione, noi ieri sera circa 1 milione abbiamo dato al preventore Marino e devo dire purtroppo la somma è poca, 800.000 lire al Caslino, certamente non ci fermiamo qua. Ospedale di Genova. Sì. E volevo dire una cosa, proprio perché qua mi sento uno di casa. Certo, ci mancherebbe. E parlo come uno di casa. Questi soldi, certo, non l'abbiamo dato noi come centro, ma bensì tutta la tifoseria, quella famosa 1.000 lire della prevendita, dove sulla 1.000 lire noi paghiamo la SIAE, paghiamo la tassa e l'IVA e rimangono quei pochi soldi e noi li gestiamo soli, non facciamo altro che gestirli, dove qualcuno che è bisognoso gli diamo il contributo, qualche pullman che non raggiunge i soldi gli diamo una mano. Io a proposito di questa cosa vorrei lanciare proprio una cosa che non è stata né preparata e né niente. Durante lo spettacolo mio di dopodomani di Santo Stefano è chiaro che ci sono dei costi ben alti di una compagnia teatrale, però mi prometto anche personalmente di dare, non so in che peso e in che misura, un contributo ai bisognosi oppure a un'associazione che mi Direi di fare un applauso. Allora, aspetta Tommaso, sì. Io ho qui una parte dell'elenco delle prenotazioni, per favore. Intanto credo di dover cominciare a ringraziare Tonino Alessandro, Mario Faienna, Sciascione, Scannapieco, Maria Grazia, Celeste, Lina, Alfonso, Domenico, Anna, Mario e ancora Anna che sono prenotati. Speriamo appena possibile di poterci mettere in contatto. Almeno Celeste la chiamiamo, dai. È Celeste, immagino del. Non sappiamo se sia Celeste del. Sarà Celeste Celeste, insomma. Celeste, dai, chiamiamo. Celeste che la Don Antonio è qui, Don Antonio. Don Antonio, ma mi vedo morto stasera, che no? E senza Pippo Faiella che. Non hanno saluto a noi, so. Peppe, sei un amicone. Grazie. Tu che siamo in mezzo. No, mi vedo morto. Peppe, sa perché non. Perché anche lui è passato come il maestro Ferro. Ah, ok. Sono due. In che senso? È passato. Sotto la trafila delle misure. Ah, credo. Sono un po' preoccupato. Dopo le misure di guariglia, il maestro Ferro è a letto, tant'è che oggi non è ospite con la nostra trasmissione, quindi voglio dire. Maestro, già mi comincia già a girare un po' la testa. Il maestro Ferro ha cominciato così, per sentire un poco di freddo. Cominciano tutti così. Peppino, cosa ci presenti come secondo te? Sì, è un grosso successo di Peter Van Vliet. Non so se te lo ricordo, non credo. Qua. Detto, no, giocate dai numeri all'otto, non credo. Sì, no. Questo, Malo Ziusella. È stato un grosso successo di Peter Van Vliet. Malo Ziusella, tu sei la vita mia, e te moro. E si trasuda ma si usa e non fa capricciosa, perché si parla per non giù e la rosa, perché capisco che hai potuto bene sulla te. Ma la si usa da ammastare quella, e io ti rompo cielo e le stelle, come va se dolce, tu mi fai impazzire. Dormiendo, 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 dormiendo,
I nostri amici sì, cantanti. Mi permette perché... un attimo di dire soltanto sì, una cosa. Prego. Che stiamo cercando di rintracciare il questore di Salerno, il dottor Ermanno Zanforlino, si è impegnato anche la sua segreteria, purtroppo non è facile raggiungerlo neanche sul cellulare. Gli porgiamo attraverso comunque, il... Vabbè, ma oggi è Natale, rimaniamo questi ordini di cattura. volevamo porgere anche a lui e a tutto il suo apparato gli auguri di Buon Natale. Pino, allora, so che devi scappare, Aldo già scappa, Pino. Devi arrivare allora, a Pino. Allora, Peppe non lo possiamo coinvolgere. Peppe, vuoi cantare? Peppe. Il provino deve fare. Io vorrei con questa canzone. Anche perché poi io salutare. Peppe, io con questa canzone devo portare una torta di noci alla mia madrina di matrimonio. Sì, scusami, ma io con questa canzone non vorrei che se la mangi. Ce l'ha il microfono? Non ha il microfono, Peppe? Vorrei. Che non ha il microfono? Mo ti faccio improvvisare, cioè ti faccio domandare attrice. No, attore semmai, insomma, attrice Gigi. In questo caso, nella storia di questa canzone, di questa bella canzone melodica da passionale, romantica, che ho bene mio, che ho scritto io oltre 20 anni fa. Tuo successo. È una storia vera, veramente. Niente, ti faccio, impersoniamo così, sono belle, no? Senza impersoniamo, cioè praticamente questa che io... Vediamo anche gli questa... nei panni di attore. Oh. Allora, questa ragazza sarei io la ragazza. Sì, cioè. A saperlo mi sarei depilato un po' di più, insomma. Allora, sono un po' impressionato dei baffi. Tu sai che noi napoletani riusciamo anche così donna, a diventare baffuta sempre piaciuto. È vero, però. Sì, lo sa, lo sa. Volete farci una parola? Ah, prego. Dimmi. Allora, no, ma scherzo, questa ragazza sei un po' contegnosa o è un po' più sfacciatella? No, una ragazza seria, perché praticamente io, sai, esistevano questi i luoghi, ma non il luogo come fatto di piazza, cioè le antiche case di ringhiera, no? Come dicono a Milano. Sì. E quindi da una parte io scendevo la scala, ragazzi, così, ci guardavamo con gli occhi, senza dirci niente. Ti voglio bene, ti voglio sposare, perché voleva prima realizzare la sua... qualche cosa della sua carriera e poi dice ti voglio sposare e quindi ritorna dopo che si è realizzato una piccola fortuna e c'è l'arrivo e lei non è che la fa no. Allora, si è sposata con un altro. Io volevo ricordare prima venerdì due spettacoli 17 e 21 al centro sociale di Salerno o bene mio Pino Mauro e Pino Brio con Nunzia Creton via allora Si è tornato, ma io... poi mi viene a dire, io... Mica potevo aspettare a te tanti anni. No. Il discorso è che poi vuole ritornare. Ah.
Modreme ghiagna da pasmalla mia. Mentre racconto tutte pene sue, e non sa ancora già capace lo sì. Mentre essa parli a tremma con ma che, ossa c'ha già sbagliata colpa mia, o bene mia, te leva fa sapere. Oh bene mia, non se poteva dire con la parola, cercava per me tutte la carriera, e farla fa vita da signora. Quando guardava mentre cresceva mi sala di giù, io me la carazzavo con pensiero, la chi la guardava e chi la voleva bene. Ma io pensavo, chissà che rete, caponata. Tenga che fare con questi lacrimi, visto che soffrono per me. Dare 10 anni questa vita mia, per tornare di nanna insieme a te. O sa, c'ha già sbagliata colpa mia, o bene mia, se le va a sapere. Quando guardava, quando guardava me alla digiura, io me la carazzavo con pensiero, e chi la guardava e chi la voleva bene. Ma io pensavo, chissà che rete, capanata. Arkensiel, industria leader nel settore poligrafico nazionale. È un'azienda nata nel 90 che è diventata in pochi anni tra le più apprezzate e dinamiche del settore. Arkensiel è un'azienda specializzata nella produzione di prodotti tipo litografici, moduli continui, auto imbustati e click card. Qualsiasi prodotto realizzato dall'Arkensiel non è mai considerato un semplice stampato, ma uno strumento che rappresenta l'immagine del cliente in modo personalizzato e con la massima innovazione e funzionalità. Arkensiel a Salerno, in via Vesola, zona industriale. Telefono 089 77 12 06.
Fausto Caputo, agenzia esclusiva Albini e Fontanot Scale. Hai necessità di comunicare due livelli? Le scale Albini e Fontanot assumono il ruolo di autentici complementi d'arredo. Mille soluzioni, a chiocciola e a rampa, in legno e in acciaio, che si adattano ad ogni ambiente. Fausto Caputo, agenzia esclusiva a Salerno in via Trento 179, telefono 089 33 81 90. Per ogni esigenza d'arredamento, di spazi e di finestre, Ubaldo Iannone offre soluzioni ottimali e definitive con tendaggi che sono frutto di una severa selezione qualitativa. Per conferire stile e atmosfera alla vostra stanza, potete scegliere coordinati matrimoniali, copri, divani, trapunte, cuscini. Ubaldo Iannone ha istituito un particolare servizio di confezioni artigianali su misura e orle a mano. Ubaldo Iannone, tappezzeria e tendaggi, via Ferreria 33H, Baronissi, telefono 089 95 55 47. Guida sicuro, conseguendo ogni tipo di patente, grazie alla massima preparazione e scrupolosità dell'autoscuola Gambino. Istruttori qualificati ed avanzate tecnologie degli strumenti di apprendimento fanno dell'autoscuola Gambino un'importante realtà a servizio degli aspiranti patentati, offrendo anche la ripetizione gratuita del corso a chi, frequentando assiduamente le lezioni orali, non superi l'esame di teoria. L'autoscuola Gambino è in piazza Sant'Agostino 34 a Salerno, telefono 089 23 25 44. Eccoci qua ancora insieme, ancora in diretta per quest'ultima tranche di un quarto d'ora, credo massimo, per la nostra trasmissione della vigilia di Natale. Abbiamo voluto proporvi le grandi interpretazioni di Pino Mauro, di Peppino Brio, una qualche anticipazione sulla sceneggiata che debutterà dopodomani a Salerno. Abbiamo scherzato con il povero Peppe Iannicelli, che è sempre disponibile. Presidente, allora, bel Natale. Presidente acciaccato. Acciaccato, quindi dicevamo bel Natale quest'anno, come non se ne ricordava da un po' di tempo, però alla fine abbiamo anche detto giusta euforia, ma anche molta calma, perché il traguardo da raggiungere purtroppo è ancora lontano, nel senso che mancano ancora diversi mesi. Ricomporiamoci, insomma. Beh, dobbiamo dire così. Io ho il piacere di venire qua alla seconda giornata. Sì. E ho detto la Serie A, comunque non mi posso smentire, per me è sempre Serie A, quindi lo so, qualcuno può anche dire, come ha detto il Presidente, non lo deve dire queste cose, questa frase, ma per me io sono fiducioso. Volevo solo fare una domanda al signor Liguori. Sì. Io non è perché lo voglio fare, certo, vecchiotto. No, però insomma, però, c'è una certa cosa. Voglio solo dirvi una cosa, da tanti anni... purtroppo, non si vedono, purtroppo. Fortunatamente non si vedono. Volevo solo, tu mi permetti domani? Sì, da prego, da tanti anni, ha mai visto una Zidane così forte? Beh, io ne ho vista qualcuno, ma ritengo che questa sia la più bella salernitana che c'è nel campionato di Serie B, perché di salernitane forte così ne ha viste col passato, e basta ricordare la squadra di Viani, la Serie B con Antonio Valese, con Iacovazzi e con tutti gli altri. Diciamo che la squadra di Rossi è veramente una gran bella squadra che non teme avversari, ed è bella perché pratica un gioco spumeggiante, molto bello. Non teme l'avversario, non c'è il pericolo che se va in svantaggio la squadra non recupera, facilmente riesce a recuperare. Ci sono tutte le qualità indispensabili per non pronunciare quella famosa vocale prima che dice Don Antonio. Vabbè, bene, un attimo, abbiamo una diretta. Sì, pronto? Pronto? Ai, 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 ai. Arriva. Arriva pronto? Il presidente Todaro. Pronto? Pronto? Sì,
Buonasera. Buonasera, benvenuto. Bene. Auguri di buon Natale. Ti telefono per fare gli auguri a tutti i colleghi. Sì. In particolar modo a Tommaso, che credo con questa trasmissione possa un po' divertire sotto i riflettori. Ma gli auguri di buon Natale, di buon anno a tutti i colleghi presenti, ovviamente a tutti gli ospiti di questa trasmissione che io sto seguendo con particolare attenzione. E infine vorrei dire che sì, è bella la Salernitana, certamente è una gran bella squadra condotta e guidata da un signor allenatore, ma io vorrei aggiungere che se la Salernitana è a questo punto, lo deve anche e soprattutto ad una tifoseria che è encomiabile sotto ogni punto di vista, soprattutto di sostegno, ed è veramente a pieno titolo che possiamo scrivere o dire attraverso i microfoni che i tifosi organizzati e qui rappresentati dal signor Olivia sono il 12° uomo in campo. Ecco, diamo merito anche a chi. Concludendo, vorrei sentire dall'amico carissimo Gigino Liguori, forse pochi sanno che lui sa anche cantare, oltre che aver fatto con grande impegno il giornalismo, vorrei sentire da Gino Liguori una canzone. Palumi Notte. Ma non manca, è facile, Lorenzo, però, guarda, io mi diletto, quindi non io voglio dire una cosa, poi rispondi a tutto. Dovete sapere che le radiocronache della Salernitana all'inizio su Radio Salerno 1 erano effettuate da Gino Liguori con Enzo Todaro, che era il direttore responsabile dell'emittente Radio Salerno 1. Tra l'altro Enzo Todaro sarà ospite di una nostra trasmissione per regalarci così attraverso il video le emozioni del suo libro Quelli della Radio, che ha pubblicato proprio nelle settimane scorse, e che è un libro molto bello sulla storia di Radio Salerno 1 e sulla stampa che salernitana, perché poi per Radio Salerno 1 ci sono passati tutti, vero Enzo? Beh, certo, e credo che tutti, giovani e meno giovani, abbiano fatto il viatico, e la cosa che più mi conforta e più mi soddisfa in questo momento è vedere i ragazzi dell'epoca essere oggi dei giornalisti affermati. Ma Liguori non è un ragazzo. Evidentemente tu parlavi, evidentemente c'è stato qualche cosa che li ha formati. Tu parlavi di radiocronaca, io ricordo fra le altre cose una mitica, tra virgolette, radiocronaca di Gino Liguori in piedi su una sedia a Porto Castro. Ecco che il giornalismo è anche avventura. E vorrei dire a qualche inviato speciale del nord che guarda o assista alle partite della Salernitana dietro la scrivania, che Salerno è una città civile, che Salerno ospita le squadre e le tifoserie al seguito sempre con grande civiltà, e qualche inviato che talvolta non conosce questa realtà scrive a sproposito contro la città di Salerno e contro la tifoseria organizzata. Ecco, facciamo giustizia di queste affermazioni a dir poco di cattivo gusto. Bene Enzo, io ti ringrazio, però adesso... Io ringrazio voi. No, un attimo Enzo, scusami. Vogliamo sentire Palumi Notte da Gino Liguori. Magari, ma manca l'accompagnamento, perché... insomma. Io sono un appassionato della canzone napoletana, quella antica, e di qualche canzone moderna napoletana. Era una sola attacco, però, come l'attacco? Ecco, cioè, ci prepariamo. Mi diletto ad emettere qualche nota. Oh, e senti, com'è l'attacco? Ma no, non si può fare un attacco così, c'è bisogno purtroppo delle corde della chitarra. Mezza divaio per l'attacco. Così attacchi anche il pezzo, Gino. Ma non solo divaio, anche artistico. Anche artistico. Presidente Todaro, grazie per gli auguri. Grazie a voi. Ciao Enzo, grazie a te. Noi l'aspettiamo in trasmissione Senz'altro. Il lunedì per parlare di tante Senz'altro. Cose, di tante esperienze con Radio Salerno 1. La ringrazio soprattutto per aver evidenziato una cosa particolare, cioè che spesso e volentieri qualche inviato, così insomma forse amareggiato per le sconfitte della propria squadra, non sempre racconta il vero di quello che succede a Salerno. Questo lo ribadiamo anche per fare giustizia verso i giornalisti salernitani e molti, fate voi insomma, che hanno grande professionalità,
svolgono con professionalità questo lavoro, può piacere, non può piacere, ovviamente non ci deve essere il, come dire, il dono dell'obbedienza totale, però la professionalità penso che non si può, non si possa mettere in dubbio, vero Presidente? Ma io sono perfettamente d'accordo su questo, anche se siamo troppi. Siamo in questo molti. È vero. Ecco, diciamoci anche le cose con molta chiarezza. Ma i buoni sono pochi, Enzo. Beh, lasciamolo dire agli altri, voglio dire, però ai tempi nostri ci contavamo, no? Ricordi, ci contavamo, io ricordo una tua trasferta a Pisa, una drammatica trasferta a Pisa, e con qualche persona che ci voleva bene, nel senso che passa per un grande iettatore, e io ricordo le tue avventure a Pisa, ma comunque sono ricordi. Certo, caro Tommaso, io apprezzo la vostra trasmissione, concludendo rivolgo un augurio anche a Telediocesi e chi sta dietro il video, tecnici e amministrativi e tutti coloro che si impegnano nel fare un'informazione per essere presente sul territorio. Buon Natale e buon anno. Grazie Presidente. E auguri ovviamente alla famiglia Tosca. Abbiamo Sua Eccellenza il Vescovo ha voluto omaggiare il conduttore e gli ospiti di un suo pensierino. Bene, noi lo ringraziamo. Ringraziamo l'Arcivescovo per questa sua sensibilità. Tra l'altro siamo molto legati al Monsignor Pirro, un po' tutti. Spesso, ci commuove sempre spesso, le sue iniziative. Spesso gli invadiamo e gli arrechiamo anche qualche disturbo, ma ci accoglie, sempre ci perdona amorevolmente. Tommaso, 5 minuti di tempo, sì, per cui allora, io chiedo brevemente di andare in rassegna. Cosa c'è? Abbiamo una telefonata, ancora. Una telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, sono Celeste. Ciao, buonasera, Celeste. Celeste, fare gli auguri alla parte femminile del tifo. Tutte le femminine, tutte le donne che seguono la Salernitana, va? A tutte le donne, indistintamente. Volevo dare semplicemente tanti auguri a tutti i tifosi fedele Granata. E poi volevo dire una cosa al giornalista Ligure, no? Quello che volevo dire io, che il commento che ha fatto adesso della Salernitana, no? Sì. Che è una squadra bellissima, che pure se perdiamo Celeste, è una squadra che diverte, che stiamo passando un periodo proprio quest'anno non lo so, dal cuore, se non va niente, pure se non andiamo in Serie A, io per me mi sto divertendo. Poi voglio fare gli auguri pure al mio presidente e a tutti quanti. E Alberto Nocera? Eh? E Alberto Nocera? Alberto Nocera, sta l'agenzia ippica. E noi gli facciamo gli auguri. Il mio presidente. È qua. E lo facciamo vedere in primo piano. Sei una mitica, ce l'è. E poi voglio dire che tutti a Monza. Che dobbiamo andare tutti a vedere la partita a Monza. Per cominciare ancora meglio il 98. Va bene. Di nuovo tanti auguri a te. Grazie Celeste. Celeste, auguri grazie. A te e a tutte le... Allora, io partirei di qui. Va bene, poi Alessandro, fino adesso Alessandro non ha detto neanche una parola. Purtroppo sei stato travolto dagli eventi, però tu sei uno di casa, quindi alla fine stai Tommaso, bene con noi. Allora, Alessandro. Tommaso, io voglio porgere un grande saluto a queste emittente e a tutti gli amici. Sì. Poi voglio approfittare di questa trasmissione di salutare il mio amico Avvocato Monturi, la famiglia Noschese, la famiglia Di Feo. Con un forza salernitano. Scurpo e chi ne mette? Più ne ha più ne mette, se il papà starà ancora cucinando. Sì, sì, sì. Allora, questa salernitana... Brevemente, quindi ricambio a tutti gli auguri di Buon Natale, a tutte le famiglie e tutti gli amici ospiti in studio. E volevo dire solo una cosa, se condivide con me il dottor Liguori, condivido già tutto, potete anche non parlare sulla parola, sulla fiducia, cioè che quando ho parlato del discorso interrotto a metà da non confondersi con la di ritorno, io direi che più che un gioco spumeggiante la Salernitana sta facendo un gioco molto pragmatico che diciamo rasenta quasi la strategia, perché mentre prima noi eravamo una squadra che si gettava avanti in modo sconsiderato, anzi Rossi ha avuto in questi due anni di tempo riflettuto per assumere una certa maturazione in più
che l'ha portato, diciamo, una certa completezza di tutto. C'hai i fratelli tedesco, e se mi permette, pur avendo i capelli bianchi, io comunque sono un tifoso, diciamo, giovane, e penso che questa Salernitana conclude veloce, abbiamo questa Salernitana già ha quasi oscurato, non per cattiva, cioè, ha quasi oscurato il mito della Salernitana del 65-66. E penso che questo allenatore, con dei ragazzi sconosciuti, perché è un ottimo psicologo lui, oltre che un buon preparatore atletico, un ottimo mister, sa curare i rapporti umani, penso sempre scaramanticamente ci possa far divertire. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, Antonio. Io non dovevo mancare, perché se stasera non mi facevate parlare, a me non mi sentivate più. Antonio! Non è giusto che chi non telefona mai nelle trasmissioni ha diritto a parlare tanto tempo. Hai ragione. Però che abbiamo un elenco parlare, non di più. Però... 30 secondi, però non mi devi interrompere. Non interrompiamo, vai! No, auguri a tutti i presenti, auguri a tutte le diocesi, a tutti i componenti. Volevo dire una cosa al signor Liguori. Il signor Liguori ha detto bene in confronto a quel signore che adesso ha parlato, tifoso della Salernitana, che io rispetto, però la domenica non ci può togliere la gioia della soddisfazione della vittoria della Salernitana, di pensare al grande sogno che io già ho visto una volta in Serie A. Primo. Secondaria cosa, nessuno ha capito l'antifora della cravatta che c'ha il signor Antonio Guariglia. Guardate bene sulla cravatta che cos'ha. Due cavallucci. Noi non abbiamo vinto lo scudetto. Una cassa d'amore, che c'ha? Ma abbiamo vinto una promozione in Serie A. E quello c'ha già la seconda promozione. Quindi è Serie A. Anche se non lo vogliamo dire. Andiamo con i piedi per terra. Vediamo la partita ogni domenica. Andiamo a guardare una grande partita. Però nessuno ci può togliere la gioia e la soddisfazione della Serie A che ci sta arrivando. E poi, in ultimo e finisco, un grande complimento e un grande augurio al presidente del centro di coordinamento, che nessuno ha messo mai in risalto, perché quello che ha fatto il presidente quest'anno non l'ha fatto mai nessun presidente in precedenza. Organizzazione, precisione e non ha peli sulla lingua con nessuno. Auguri. Auguri a tutti. Ciao. Allora, siamo veloci perché noi cerchiamo di tornare anche un po' di telefonate per gli amici che hanno prenotato. Allora, Lorenzo, sì. Grande festa, grande Natale, penso che ci siamo detti un po' tutto. Da vecchio cuore granata, nel senso di calciatore, sì. In questo senso penso che sia una bella soddisfazione dopo tanti grandissima. Anni. Grandissima, io mi allaccio a quelle che ha detto il dottore Liguori. E quindi ogni volta io vado a campo sportivo mi sento, vedere la Salernitana mi sento mobilizzato, quindi forza Salernitana, Serie A. A me ha fatto piacere ricordare, l'hai fatto tu insieme appunto al collega Liguori, tutti i salernitani, più o meno tutti, sì. Che hanno militato con la maglia granata, sì. Forse un po' troppo dimenticati, sì, sì. Dalla critica. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Con Alessandro. Ciao Alessandro, rapidissimo purtroppo. Sì, allora voglio fare gli auguri a tutti i salernitani, a tutti quelli che vi stanno seguendo e a tutte le persone che in questo momento stanno cercando un lavoro, che sono senza casa. Va bene. Sei molto sensibile, per questo i tuoi auguri sono ancora più graditi. Ciao Alessandro, auguri anche bene, a te velocemente... e alla famiglia. Allora Giovanni... Ma un Natale tranquillo. Un Natale serenissimo per tutti quanti. Giovanni, visto che noi, scusami, visto che noi ci stanchiamo molto, e tu voglio dire, insomma, qualche volta vieni a darci una mano invece di fare uno sfaticato. Così Pippo Baudo. Ti sei seduto qui e non ci hai dato una mano. Non credo di essere alla vostra altezza. No, fare il modesto. Ma sei alto 1,90 m. Come peso probabilmente non ci siamo. Come altezza, non andò niente metro con l'amico, per cortesia. Già Faiella, insomma. Giovanni è intoccabile. Giovanni mi deve presentare alla festa a via Settimo Pupino. Benissimo. Chi è? Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Sono tutti con tante auguri. Mario. Ciao Mario. Buona fine. La cena è pronta? La cena è pronta? Guarda, diciamo che aspetta Alessandro, tra poco vai a pranzo. Lo mandiamo via tra poco. Comunque è inutile che ci nascondiamo dentro, diciamo così, al buio. Qua è Serie A. E quando dico una cosa io non sbaglio mai. Ho anche il risultato di domenica scorsa 2-1 di Rosario, abbiamo fatto 2-1. Quindi questa è una squadra che gioca a meraviglia, a memoria. È come una catena di montaggio. Va bene. Il motore e va tutto in catena. Quindi
Io dico di più, questa è una squadra meglio quella della Serie A, è bene che siete dei forti salernitani, io l'ho onorato e compagnia per perché la Serie A io l'ho vista, non mi ripeto sempre di dire questo, oh, e io praticamente non ci facciamo pigliare a pezzo dai nostri cugini, che è Serie A, non tutti negano questa squadra. Va bene, bene Mario, va bene, auguri, Mario, continuiamo grazie. Il tempo anche agli altri. Mi fai fare gli auguri a Gianni? Oh. È uno show stasera, sotto tutti i punti di vista. Comunque è inutile a questo punto nasconderci dietro riti scaramantici. È giusto rompere gli incantesimi, lo ha fatto anche il presidente ieri sera parzialmente insieme all'allenatore Rossi. Ci sono tutti gli elementi a disposizione quest'anno. Grande coesione, grande sensibilità e soprattutto grazie al centro di coordinamento che è riuscito a mettere insieme tante forze, tanti elementi che sicuramente porteranno avanti un discorso già avviato da diverso tempo. Quindi la Salernitana si avvia sicuramente a percorrere un cammino roseo, sperando che il 98 davvero possa darci risultati eccezionali. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Tommaso, sono Maria Grazia, la moglie di Ciccio. Sì, ciao Maria Grazia. Buonasera Maria, auguri a tutti. Grazie. Un augurio grande alla Salernitana che domenica è stata fortissima. Anche con la pioggia la rete era molto piena. Era grande, è stata una grande partita, grande spettacolo, manifestazione, stupendo, una coreografia meravigliosa. E anche se c'era la neve, la gente ci stava lo stesso, perché abbiamo battuto il toro per la seconda volta. È fuori discussione questo. Sì. Maria Grazia, dimmi Rosaria. Devi fare gli auguri, gli auguri di Natale a tutti quanti, e anche alla squadra, perché ieri sera ho seguito tutto lo spettacolo. E un buon anno. Grazie. Auguri. Il 98 il 4 gennaio per la Salernitana a Monza. Tutti a Monza. Grazie. Auguri Maria Grazia. Buonasera. Sera. Presidente, da un presidente del club. Allora, da presidente del club voglio dire una cosa. Il nostro Giovanni fa parte del nostro club, quindi dal prossimo anno chi vuole contattare Giovanni, io sono il suo impresario, quindi lo dovrà affittare. Scherzi a parte, voglio fare un augurio più specifico, l'abbiamo fatto alla squadra, l'abbiamo fatto ai tifosi, l'abbiamo fatto a tutte le persone che ne hanno bisogno, e me in qualità di presidente del mio club voglio fare un po' gli auguri a tutti i soci del club. Veramente, perché oggi portare un club avanti ci vuole sacrificio, ci vuole passione e soprattutto ci vogliono molta applicazione. Questo me ne può dare atto anche il presidente del centro. Quindi con l'entusiasmo della Salernitana, i successi, speriamo che il 1998 sia un anno fortunato per tutti, anche per coloro che ne hanno bisogno in salute. E poi voglio augurare a tutti i soci del club, del mio in particolare, un felice anno e un buon Natale. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Lina di Torrione, Salerno. Sì. Buonasera. Io sono una tifosa della Salernitana. Guarda un po'. Ascolto sempre le vostre trasmissioni, sia i giochi fatti che in panchina. Quelli che faremo. Volevo cogliere l'occasione per formulare i miei auguri di buon Natale prima alla squadra e poi a Delio Rosso, in particolare alla signora che è così gentile. Alla signora Rossi. E poi volevo dire che sono così felice perché quest'anno senz'altro andremo in Serie A e per Salerno sarà una grande cosa. Non mi dilungo perché mi hanno detto di essere breve. Sì, altrimenti noi cerchiamo di accontentare tutti. Buon Natale. Grazie, auguri alla sua famiglia. Grazie signora, grazie perché ha la bontà di seguirci. Presidente, allora, forse è anche il caso di sottolineare che con la gestione di Salvatore Origlia alla presidenza del centro di coordinamento qualcosa è cambiato. Salvatore Origlia e ovviamente chi lo circonda ha avuto la capacità di riunire tutto il tifo granata, lo hai sottolineato tu stesso ieri sera nel consegnare i due cavallucci d'oro ad Aliberti e a Rossi, affermando che erano un dono, un regalo di tutta la tifoseria salernitana, non soltanto dei club. Questo va a tuo merito. Io veramente di meriti ce l'ho poco, per Rosario. I meriti sicuramente, cioè la mia fortuna è quella di avere vicino persone che veramente vogliono fare un centro coordinamento a livello. Questa è la mia fortuna. E per questo io voglio ringraziare loro, dove sta qua il mio amico. Un braccio destro neanche a farlo apposta. Da parte mia, da parte dell'esecutivo voglio fare i più sinceri auguri
un buon anno e un felice anno. Ci hanno interrotto, aspetta. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, sono Giovanni, chiamo da Lancusi. Buonasera Giovanni. Senti, volevo dire solo due parole al signor Guariglia. Un attimo Giovanni, aspetta, sì. Te lo faccio inquadrare. Giovanni, prego. Tu stai bene? Per te. Io chiamo dalla provincia, sì. E ho 38 anni. Sono 20 anni che vengo a vedere la Salernitana, signor Don Antonio. E non può dire a noi tifosi della provincia che gli unici abbonamenti o i preferiti siete voi della città, anche se lei è sposata con una di San Severino, ha capito? Io sono di Lancusi. E quando l'ho detto questo, scusa? Ma poco prima, lei è il signor Liguori. No, piano. Si riferivano a Natale. Scusami un momento, fatemi rispondere. Uno per volta. Il dottore Liguori ha detto la gente della Campania. Sarebbe gli Avellinesi, i Casertani, i Beneventani. Hanno parlato la Salernitana, della la dobbiamo godere noi. Noi Salernitani e automaticamente la provincia. La provincia, caro amico mio, finisce a Sala Consolina. Appunto, quest'anno infatti io voglio fare un appello al presidente, perché se diciamo auguriamoci quella lettera non la voglio mai dire e sarà quel sogno dopo 50 anni, noi il presidente ci deve fare la cortesia, perché ce lo chiederò io personalmente. Non lo dico oggi per scaramezzini, ma quando si avvicinerà. E se lo chiede Guariglia. Penso, so prendere le misure pure a Liberti, perché non ce lo so, che quando mi arrabbio sono guai. Domenica, sa cosa mi è capitata a me? No. Io sono un abbonato di tribuna. E io di Curva Nord. Verde. Vado allo stadio e mi giuda a settare parlando proprio a napoletanamente sullo scalino. Perché purtroppo chi viene allo stadio, questo lo devo dire a Liberti, porta due o tre bambini, essi si siedono nella sedia verde. Automaticamente io arrivato là con un abbonamento che ho pagato 800.000 lire. C'è la possibilità. E io mi sono seduto. Allora Liberti, l'anno 21, perché noi si auguriamo quello che dovrà arrivare. Lo stadio è tutto per noi. Certamente. Tutto per noi, Salerno e provincia, perché saremo tutti abbonati. Ma qua si faranno 40.000 abbonamenti. E allora il presidente deve fare la cortesia con l'intervento del presidente del centro coordinamento, perché la parola sua vale più della mia. Allora sentiamo il posto numerati. Salvatore, presidente. Sei chiamato in causa. Non ho capito come si chiama l'amico. L'amico Giovanni. Giovanni da Lancusi. Giovanni, mi senti? È caduta la linea. Comunque ti voglio rispondere. Ma è una colpa che vi fate voi. Noi non vi sentiamo dalla provincia, caro Giovanni. Noi vi sentiamo tifosi della Salernitana. E quando diciamo tifosi vuol dire tutti quelli che vengono allo stadio, che vogliono bene la Salernitana. Bravo Rive, bravo. Bene, abbiamo chiarito. Credo che migliore risposta non ci potesse Salvatore non potesse funzioni. Dare. Ciro. Io sarò telegrafico. Ho finito. Sì. No, voglio dire, innanzitutto io come delegato ai club associati voglio augurare a loro un buon Natale e un felice anno nuovo, perché grazie al loro contributo che ci aiutano a crescere sempre di più. Poi volevo in sintesi, ecco, racchiude quello che per noi è la Salernitana. Un attimo, aspetta, pronto? Tieni la sintesi pronta. Sì. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. 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 Senta, io volevo parlare con Pino Maura. Poi se n'è andata e non... no signora, è andata aveva già via. Comunque do gli auguri a tutti della televisione, a tutti quelli che ascoltano. Sì. Di buon anno e un buon Natale, un felice anno. Grazie signora. Grazie signora, grazie. Grazie. Ciro. Io non sono Pino Mauro, ma no, vabbè. Volevo sempre Gianni Morandi. Pierpaolo smetti. Però volevo dire. Pierpaolo smetti. Volevo solo chiamare. Sì. Chi volevi che Pierpaolo? In causa Pino Mauro, che purtroppo non c'è. Perché sì. Quello che potrebbe essere per noi tifosi, la Salernitana, era chiuso poi una frase, un brano bellissimo di Pino Mauro. È una frase che nessuno possa là. Vecchio successo, è così, è così. Pronto? 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 Sì. Sono Grazia. Grazia. Un po' di voce dalla regia. Dici un po' di grazia. Siamo da Salerno. Pronto? Sì. Alzate un po'. Siamo da Salerno e voglio fare a tutti quanti gli auguri di Buon Natale e ringraziare anche la Salernitana per la bella vittoria di domenica. È la seconda volta anche l'anno scorso che contro il Torino siamo passati in svantaggio e abbiamo vinto fortunatamente. Va bene, grazie. Grazie.
Tutto a posto, auguri a Grazia. Auguri a Grazia. Stiamo andando velocissimamente. Solo gli auguri, perché tanto ormai si dica. No, solo gli auguri. Aspetta, c'è prima Don Antonio che vuole fare gli auguri. Il liquore ce lo riserviamo per uno. Va bene. Perché il panettone l'abbiamo, il liquore sta qua e stiamo a posto. Don Antonio, allora. Allora io stasera. Veloce, niente appello. Un attimo, niente appello. No, non mi fa parlare. Vi vuoi conto? È il maestro Faiello. Stai lontana a stupor. Stai vicino a chi stupor. E stai aiutando con pensiero e sperando caro me ne questi colli fai sempre tu. Noi la salernitana la amiamo sempre più. Di Maio non sei è vivo della porta il maestro Maiello la voce pure artistico farà come te. Questo è proprio l'ultimo recito. Grazie maestro Paella, mi fa fare un ottimo Natale. Auguri a tutti quanti. Mi fa fare un ottimo Natale sentire la sua voce, perché qua stava. Ma erano già un maestro Paella. Sì. Sì? Pronto? Pronto. Oh, maestro Paella, dov'è? Sto qua. Oh, come va? Va benissimo, contrariamente quando avete menzionato il mio nome, che io stavo a letto, io sto benissimo. No, era detto Antonio Guariglia. Ah, Antonio Guariglia, tu sei il mio augurio o il mio malaugurio? No, perché per la questione del freddo. Augurio, maestro. Perché lui ha detto per la verità, il maestro Faiella sentiva freddo. Ah, infatti il freddo non mi è passato ancora. Quindi ed era preoccupato per questo, solo per questo, dobbiamo dirlo. Perciò vi ha chiamato all'inizio, ha detto adesso arriva, lo stiamo aspettando, però lui sta poco bene, sta a letto con l'influenza, insomma, ci ha fatto un po' preoccupare, vero Don Antonio? Sì, la verità, sentendolo stasera lui sono contentissimo, perché mi fa fare anche a me un felice Natale. Ah, oh, ho capito, perché risparmiate. Esatto, perché ho fatto una promessa davanti alla tifoseria, certo. E non la posso mancare. E ci auguro che deve vivere più di 100 anni. Benissimo. Così se lo vedo con Francesco. Perché poi scade, infatti. Vabbè, lascia l'eredità. Maestro Faiella, noi la ringraziamo, le facciamo tanti auguri, l'aspettiamo per l'altro lunedì, e sperando che stia bene, voglio dire, non ci faccia preoccupare, mi raccomando. Abbiamo perduto abbiamo il maestro. Abbiamo pensato che maestro Faiella, la regia che taglia impietosamente. Ci starà ascoltando attraverso il televisore, gli facciamo gli auguri di una pronta guarigione. E di pronta guarigione. Allora, io voglio dare gli auguri di Natale a tutta la tifoseria Granata, un inizio, una buona fine e un ottimo principio del 98, a tutta la città di Salerno. Un altro ringraziamento lo voglio dare al centro di coordinamento, in prima persona il Presidente Olivia, per quella bella festa che hanno organizzato ieri sera. La verità, vedo l'impegno di Salvatore, perché da ieri mattina che lo tempestavo a telefonare a casa per vedere quante rose dovevo portare, perché lui nella trasmissione del Plaitano mi disse: Antonio, martedì ti aspettiamo. Ma un bouquet? No, un bel gruppetto di rose per lei, signore. Solo che non l'ho fatto a tempo a prendere uno per regalarla a Rosario. Faccio. Domani passerà per la mia. Sono in porta, ringraziamo. Ti voglio ringraziare, va bene. No, ti voglio chiedere. Mi hai fatto un richiamo, ti ringrazio adesso. Ma io sono contento della festa che hai fatto, Salvatore. Erano rose rosse. Granate. Sempre Salvatore. Però erano rose, dico. Erano rose. Bene. Allora volevo chiudere, volevo dare spazio. Sì, abbiamo l'ultima telefonata, poi dobbiamo. Veloce. Un Natale, ringrazio il Presidente Alberti, Mister Rossi e tutta la squadra per questo felice Natale che ci fanno fare. Allora, abbiamo l'ultima telefonata, pronto? Pronto? Sì. Pronto? Volevo fare gli auguri a tutti i componenti, un abbraccio affettuoso a Guariglia, sono il presidente, lui già lo sa. Il suo nome? Mimmo. Presidente. Il presidente. Il presidente. Grazie. L'altro presidente. Va bene, bene, signor Mimmo. Grazie, signor Mimmo. Grazie. Per gli auguri. Lei... Auguri pure a lei. Auguri. Allora, Rosaria, abbiamo noi ci finito con le telefonate. Nel senso che dobbiamo fare un ringraziamento a Franco Guariglia, che come sempre è stato gentilissimo e disponibilissimo ad addobbarci il nostro studio. Lo spumante intanto si è riscaldato. Sì, adesso andiamo. Ringraziamo anche Margherita Guariglia. Dobbiamo dire una cosa. Abbiamo finito? Sì, ma dobbiamo dire una cosa.
Ringraziamo i tecnici. Dopo li ringraziamo, perché dobbiamo prima ovviamente onorare il gentile omaggio dell'arcivescovo Monsignor Gerardo Pirro per le telefonate che non siamo riusciti a mandare in diretta. Perdonateci. Chiediamo scusa a tutti, vi rimandiamo all'anno prossimo, sperando di fare meglio. Ma... Allora, Liguori, si alzi, prego. Telegrafo. Rapidamente. Presidente, lo so che preferisce stare in piedi, però non diciamo perché. Andiamoci lo possiamo pure dire. Dalle rosse dall'altro ieri. Fatto rompere. Facciamo fare a Gianni. Facciamo fare a Gianni. Rosaria, tocca a te. Si aspettate bene. Immo. Invitiamo tutti, magari invitiamo anche i tecnici a lasciare la telecamera dalla. Però no, Rosaria, allora non imballiamo le telecamere. E sarà un po' difficile. Allora. Noi facciamo gli auguri a tutti, Pier Paolo sono qua, dicevo facciamo gli auguri a tutti i tifosi della Salernitana, buon anno. Prima buon Natale a tutti, ci ritroviamo l'anno prossimo sicuri che potremo accompagnare con il nostro entusiasmo ma anche con la nostra... così, questo modo un po' anche di sacrificare le cose, le tante belle vicende Mimmo, della Salernità. L'abbiamo già fatto, abbiamo ringraziato tutti. Grazie a Francesco. Gino Liguori, allora prima di stappare. Forza Salerno! Forza Salerno! Vediamo. Sigla, regia.
vostra a sole 25.000 lire. Beh, la sola idea dovrebbe costare molto, ma molto di più. A casa vostra, ripeto, in brevissimo tempo, prenotandolo ai numeri in sovraimpressione, voi riceverete lo stop tel. Vi faccio vedere immediatamente come funziona. Liberiamo questo telefono dallo stop tel. Vedete, è un'operazione facilissima a farlo. Così siamo liberissimi di poterlo fare. Mentre invece, mettendo questa maschera, noi avremo, e poi dopo farò vedere come si mette il lucchetto, avremo liberi questi numeri di emergenza, numeri per chiamare il 113, il 112, il pronto soccorso, eccetera. Quindi nessuna paura, perché se i bambini rimangono in casa da soli, se i vostri figli rimangono in casa da soli, il numero d'emergenza sarà sempre possibile poterlo fare. Allora, io vi esorto veramente a telefonare immediatamente, perché così potrete risolvere il vostro problema di bolletta. Allora, che cosa dirvi ancora? Questa è un'idea intelligente, un'idea che costerebbe da sola molto, molto di più. Se comprate un solo salva bolletta, quindi un solo stop tel, vi costerà solo 25.000 lire a casa vostra con un piccolo contributo spese. Lo riceverete in pochissimi giorni, basta telefonare, affrettatevi però, perché certamente il numero del prodotto è limitato e andrà a ruba. Allora, se invece deciderete di averne di più, perché in casa non c'è mai un solo telefono, potete prenotarne due a sole 45.000 lire con un piccolo contributo spese naturalmente per la spedizione a casa vostra. Voglio ricordarvi ancora alcune cosette. Questo prodotto sarà utile per qualsiasi esercizio, sarà utile per qualsiasi ufficio e per qualsiasi casa. Soprattutto sarà utile a chi vuole veramente dire stop a ogni bolletta inopportuna a fine mese, a ogni spesa esosa per un servizio che dovrebbe limitarsi alle cose più importanti, alle cose più utili. Allora, di nuovo, mi raccomando, telefonate i numeri in sovraimpressione, prenotate il numero di stop tel salva bolletta che volete a casa vostra e soprattutto ricordate che se non siete soddisfatti sarete rimborsati secondo le vigenti leggi. Allora, la ME italiana vi aspetta numerosi alle linee telefoniche per prenotarvi a casa vostra lo stop tel. Telefonate e prenotate il vostro stop tel, il salva bollette. Ricordo che un solo stop tel costa 25.000 lire più un piccolissimo contributo spese. Se ne acquistate due, 45. Beh, se ne acquistate quattro, fate voi il conto. E allora, soltanto l'idea veramente varrebbe molto, molto di più. Io non posso dirvi che grazie, grazie perché rispondete sempre numerosi alle mie offerte. E grazie perché, sono sicura, anche stavolta mi darete ragione, perché mi piace presentare aziende leader, aziende intelligenti per idee intelligenti. Vi aspetto alla prossima e soprattutto basta, stop alle bollette salate.
pace ed è sempre più sagace. Oh. E perché la mia frusta ti gusta, ti gusta. Bei, 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 bei. Quizza poi si distende, poi scende, poi scende. Bei, 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 bei. Oh, come bello guidare i cavalli e trottare per strade, per calli. Dal taverniere per un buon bicchiere e trincato il Chianti su mettura fan di fila dietro per. Se in casa v'è pianto e grida Danita e Dida lei mette a posto, se uno sciocchino fa il damerino lei tosto arriva e schiva. Quando il colpo scende, lo prende, lo prende. Bei, 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 bei. Attorno sa torciglia, torciglia, torciglia. Bei, 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 bei. Oh, come bello guidare i cavalli e trottare per strade, per calli, poi dal taverniere per un buon bicchiere e trincato il Chianti sul vettura tanti fila via il cocchiere. Quegli aguzzi, quei deguzzi mordon troppo, quella bocca baci baci sempre scocca. I denti spesi qui per mordere son fatti, e la mia bocca fu creata per baciar. Il proverbio bada dice che le volpi finiranno un giorno in pelliccia. Anch'io sovente finirò qual voleno, nella fiamma il mio dramma questo è il destino. Tuo giardino tutti ha incolto qualche fior. Ma che farci se il mio cuore fa due spicchi, biondo bruno prende ognuno la sua parte. Io ben lo so che dire donna e dir danno, ma chi frena m'incatena il nostro cuor. A casa oggi la Jolly Corredo, azienda leader nel settore della biancheria, un'azienda che ha davvero un'esperienza ventennale, oggi ha deciso di entrare a casa vostra con questi splendidi modelli. Già le telecamere stanno scoprendo questa splendida coperta Merinos. È una coperta matrimoniale, ha un volain misto seta come potete notare, e questa coperta ha addirittura un certificato di garanzia ventennale. Naturalmente l'offerta di oggi
si rivolge un po' a tutti, a chi sta in questo momento decidendo di rifare tutta la biancheria oppure alle giovani coppie che si stanno per sposare. Infatti il primo lotto, il lotto che stiamo appunto per presentarvi, è un po' completo. Infatti oltre questa bellissima coperta Merinos ci sono anche naturalmente altre, altre offerte. In più appunto abbiamo questa coperta Merinos, un completo da bagno, pensate, completo che consta di 14 pezzi, è in spugna di puro cotone, è completo davvero di tutto. E naturalmente la qualità è ottimale. Oltre il completo da bagno potrete avere un bauletto in misto seta comprensivo di 5 pezzi. Che cosa sono? In che cosa consistono questi 5 pezzi? Uno splendido copriletto, lenzuolo sotto e sopra e poi naturalmente le federe, davvero molto carino, le immagini ve lo stanno scoprendo. E in più un'ultima offerta, una coppia di lenzuola in flanella interamente ricamate. Come potete vedere questo tipo di biancheria va bene naturalmente in ogni tipo di appartamento, così come avete la vostra abitazione potrete scegliere la biancheria giusta e magari anche può dipendere dal vostro umore. Quindi ricapitoliamo: una coperta Merinos, un completo da bagno in spugna di puro cotone, un bauletto misto seta di 5 pezzi e una coppia di lenzuola in flanella interamente ricamato. Tutto questo lotto lo potrete avere a casa vostra a 690.000 lire. Le modalità di pagamento naturalmente sono comodissime, bastano 90.000 lire d'anticipo e poi potete pagare con comodissimi bollettini postali a partire da 50.000 lire. Come avete potuto notare, i prodotti della Jolly Corredo sono bellissimi, ma sono ottimi anche di qualità. Naturalmente il prezzo che avete appena sentito è un prezzo quasi irrisorio, perché naturalmente il suo vero prezzo sarebbe di gran lunga superiore. È un momento un po' particolare per la Jolly Corredo, ha scelto proprio di farsi conoscere dai più e quindi naturalmente il prezzo, come dire, è calato. Per cui approfittate di questo momento, telefonate subito ai numeri in sovraimpressione e tutto questo potrà essere a casa vostra. Amici a casa, oggi la Jolly Corredo, azienda leader nel settore della biancheria, un'azienda che ha davvero un'esperienza ventennale, oggi ha deciso di entrare a casa vostra con questi splendidi modelli. Già le telecamere stanno scoprendo questa splendida coperta Merinos. È una coperta matrimoniale, ha un volain misto seta come potete notare e questa coperta ha addirittura un certificato di garanzia ventennale. Naturalmente l'offerta di oggi si rivolge un po' a tutti, a chi sta in questo momento decidendo di rifare tutta la biancheria oppure alle giovani coppie che si stanno per sposare. Infatti il primo lotto, il lotto che stiamo appunto per presentarvi, è un po' completo. Infatti oltre questa bellissima coperta Merinos ci sono anche naturalmente altre offerte. In più appunto abbiamo questa coperta Merinos, un completo da bagno, pensate, completo che consta di 14 pezzi, è in spugna di puro cotone, è completo davvero di tutto e naturalmente la qualità è ottimale. Oltre il completo da bagno potrete avere un bauletto in misto seta comprensivo di 5 pezzi. Che cosa sono? In che cosa consistono questi 5 pezzi? Uno splendido copriletto, lenzuolo sotto e sopra e poi naturalmente le federe, davvero molto carino, le immagini ve lo stanno scoprendo. E in più un'ultima offerta, una coppia di lenzuola in flanella interamente ricamate. Come potete vedere questo tipo di biancheria va bene naturalmente in ogni tipo di appartamento, così come avete la vostra abitazione potrete scegliere la biancheria giusta e magari anche può dipendere dal vostro umore. Quindi ricapitoliamo: una coperta Merinos, un completo da bagno in spugna di puro cotone, un bauletto misto seta di 5 pezzi e una coppia di lenzuola in flanella interamente ricamato.
Tutto questo lotto lo potrete avere a casa vostra a 690.000 lire. Le modalità di pagamento naturalmente sono comodissime. Bastano 90.000 lire d'anticipo e poi potete pagare con comodissimi bollettini postali a partire da 50.000 lire. Come avete potuto notare, i prodotti della Jolly Corredo sono bellissimi, ma sono ottimi anche di qualità. Naturalmente il prezzo che avete appena sentito è un prezzo quasi irrisorio, perché naturalmente il suo vero prezzo sarebbe di gran lunga superiore. È un momento un po' particolare per la Jolly Corredo, ha scelto proprio di farsi conoscere dal più e quindi naturalmente il prezzo, come dire, è calato. Per cui approfittate di questo momento, telefonate subito ai numeri in sovraimpressione e tutto questo potrà essere a casa vostra. Salve ragazzi. Ciao Kirk. Ciao Kirk. Novità? Proprio nessuna, come mai sei qui? Ho solo deciso di fare una pausa e sono venuto a prendermi qualche panino e un caffè. Non ci sono panini nel tuo caffè? Non freschi. A proposito, non sai per caso con chi se la fa Rosalie del negozio di colori? No, non lo so. Beh, immagino che dovrò scoprirlo da qualcun altro. Arrivederci. Ehi Kirk, prima che tu vada potrei farti una domanda? Sì? Dove li compri i tuoi vestiti? Perché? Beh, perché stavo pensando che sei davvero un elegantone. Ehi, grazie, George. È detto da te un... Beh, grazie, George. Vorrei avere un aspetto migliore. Non mi fanno mai un complimento per il modo in cui mi vesto. Oh, stento a crederlo. George, la gente deve vestirsi in base al lavoro che fa. Leslie ha ragione. Tu sei un custode ed è naturale che ti metta la tuta da lavoro. Lei è una cameriera e quindi indossa jeans firmati e golfini di cashmere. Io non so nemmeno dove prenderli dei vestiti come i tuoi. Beh, tu prova a chiederli. Puoi darmi qualcuno dei tuoi vestiti? Non così. Io intendevo che devi chiederli nei negozi. Lo chiedo, ma ogni volta che chiedo delle camicie e dei pantaloni mi fanno vedere qualcosa di strano. George, ma se ti piacciono i vestiti di Kirk, perché non gli chiedi di accompagnarti a far spese? Non lo farebbe mai. Certo che lo farebbe. No, non lo farebbe. Certo che lo farebbe. Perché? Pensa a tutto quello che George ha fatto per te. Ti ha aiutato a ripulire il locale, ti ha riparato il tetto, ti ha sistemato gli elettrodomestici e l'impianto idraulico e ha potato i tuoi alberi. Insomma, glielo devi. Allora, vogliamo andare a fare un po' di spese? Dici davvero? Beh, tu hai fatto tanti favori a me e io posso farne uno a te. Accidenti, grazie, possiamo andarci subito. Beh, lasciami prima chiudere il locale, verrò a prenderti qui. Splendido. Ehi, Kirk. Grazie. Lo porto a far spese per 10 minuti, così siamo pari. Davvero, non vedo l'ora. Sono un vero fanatico del golf. Ah, sarà fantastico averti come nostro quarto. È da quando il vecchio Wally è morto che noi stiamo cercando qualcuno che prenda il suo posto. Spero intendiate sul campo da golf. Ah, voi ricordate Leslie Van der Kellen? No, non credo davvero. Comunque è un piacere rivederla.
Il piacere è mio. Bene, allora siamo d'accordo. Si comincia alle 9 domani. Veniamo a prenderti alle 8:30. Non vedo l'ora. È certo che non ci sono problemi per iscrivermi al club. No, no, è un club privato, ma possono iscriversi tutti. Hanno respinto una sola persona in tutta la storia del club. Splendido. Ci vediamo domani. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Dov'è Joanna? Di sopra. Joanna? Sì, cosa c'è, tesoro? Jim Dixon e Chester Warnermaker mi hanno invitato a giocare a golf domani. Ma è magnifico. Sì. Cercavi qualcuno con cui giocare a golf da quando ci siamo trasferiti qui? Sì, giocano a Maple Knolls. Sembra che sia uno dei campi più conosciuti dello Stato. Ah, sarà molto duro allora. No, molto facile. Beh, dite addio al vecchio George Hatley. E dove sta andando il vecchio George Hatley? Kirk mi aiuterà a scegliere dei nuovi vestiti. Io voglio essere proprio come Kirk. Perché? Ma perché Kirk è un vero elegantone. Sì, hai ragione, Kirk veste molto bene. Vai a giocare a golf, Dick? Sì. Che bello. Beh, credo che Dick non veda l'ora di entrare a far parte di qualche club maschile di questa città. Lo sai, credo che sia importante per gli uomini incontrarsi qualche volta per far cose da uomini. Sì, lo credo anch'io. Pronto per far spese, George? Andiamo. Ehi, ehi, ehi. Oh, è bello qui, eh? Già, sembra anche a noi. C'è anche una sala qui per il dopo partita, dove si può bere qualcosa oppure guardare la TV. Oh, è proprio splendido. Sapete, io devo dirvi che non vedevo l'ora di venire da quando mi avete invitato ieri. Ma un uomo deve uscire di casa una volta ogni tanto. Sì, le mogli vanno bene, ma non si può parlare sempre di diete e di offerte speciali. Io devo ammettere che ho bisogno di una vera conversazione. Ehi, cosa mi dite dei Red Sox? Beh, stanno andando bene, ma credo che questo sarà l'anno del Baltimore. Non senza Weaver. No, Weaver ormai è uno scoppiato. Gli Orioles hanno ben altra classe, amico. È questo che intendevo, adoro questi discorsi. Ehi, 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 scusate il ritardo, mi sono fermato a comprare un cartone di birra per dopo. Adoro la birra. Oh, Doc, ecco, ti presento Dick Lowden, questo è Dick Owen. Dick? Doc. E questo è il quarto membro del nostro piccolo gruppo. Doc è un soprannome o sei un vero dottore? No, sono un vero dottore, Dick. Generico o chirurgo? Professore. Sai, insegno letteratura inglese io. Ah. Oh, sai, di che è uno scrittore. Voi due avete molto in comune. Sì, io scrivo i libri e tu li leggi. Tu guarda com'è piccolo il mondo. Beh, è meglio andare adesso. Tra un po' dovremo cominciare, ragazzi. Forza. Ehi, Dick, te l'hanno detto che giochiamo a soldi? A soldi? Solo piccole somme per rendere il gioco più interessante. Nessuno ha parlato di gioco d'azzardo. Oh, beh, non è il gioco d'azzardo. Giochiamo 5 dollari a buca. Se manchi la buca, perdi 5 dollari. Ma se fai buca, vinci 15 dollari. Beh, io ho solo 40 dollari con me. Sapete, a 5 dollari a buca potrei perdere... Oh, quasi niente. Vedi, se fai 4 buche e ne sbagli 14, sei sotto di 10 dollari. Ma se fai 5 buche e ne sbagli 13, sei sopra di 10 dollari. Poi, naturalmente, se fai 6 buche e ne sbagli 12... No, no. Credi che 40 dollari bastino? Certamente. Allora andiamo. Bene, bene, bene. E poi, anche se per caso perdi, ci guadagni il pranzo che offre chi vince. Bene. Oh, e paghiamo un altro dollaro a quello che riesce a fare il drive più lungo. Giusto. E a chi fa il putt più lungo? E se la palla va in un ostacolo ti costa 50 centesimi. E altre 50 se ti ci vuole più di un colpo per tirarla fuori. Ehi ragazzi, accettate le carte di credito? Ehi, 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 ehi! È stato divertente, vero? Sì. Sì, sono proprio soddisfatto del mio putting di oggi. Io non riesco a crederci. Oh, avanti, Dick, animo. Ma ve l'ho detto, io non sono un giocatore d'azzardo. Beh, ma cosa c'è di male? E c'è di male che avevate detto di giocare piccole somme. È vero. E come mai ho vinto 233 dollari?
Hai messo a ferro e fuoco il campo oggi? Ah no, non è vero. A noi è sembrato così. A tutti e tre. Credeteci o no, ho fatto anche di meglio di 98. Oh, ehi, ehi, ehi. Siamo stati surclassati, ragazzi. Dovevamo capire che eravamo nei guai quando ha vinto il colpo iniziale. Sentite, io sono dispiaciuto di questo. Lasciate che vi renda i vostri soldi e così siamo pari. No, piantala, non è una tragedia. Ma credo che forse vi ho preso in una giornata, no? Giornata no? Ma scherzi! 114 è il miglior punteggio che ho mai avuto in vita mia. Davvero? E sei stato anche coerente, Chester, un doppio 57. Sentite, io starei davvero meglio se vi riprendeste i vostri soldi. Sentiti, che questo non te lo permettiamo. Tu hai vinto in modo pulito. E poi non abbiamo certo intenzione di lasciartela passare così liscia, vero ragazze? Ma cosa state dicendo? Abbiamo intenzione di rifarci a poker. Poker? Ma sì, si gioca a poker dopo il golf, è una tradizione. Sentite, io non voglio giocare d'azzardo. Ma è una tradizione e la rispettiamo da 10 anni. Beh, non giocare è una tradizione per me, la rispetto da tutta la vita. Vic, tu hai vinto 233 dollaroni dei nostri, vuoi forse dire che non ci dai la possibilità di rifarci? No, ho detto questo. E allora che cosa dici? Posso giocare fino alle 5:30. Ben detto. Quello che indosso. Tutto, ecco cos'ha che non va. Lo chiederò a Joanna. Benissimo, chiedilo a Joanna. Cosa mi deve chiedere? Potresti farmi il favore di dire a George che sembra uno stupido? E per favore smettila di offendere. Si può sapere cosa è successo, voi? C'è qualcosa che non va nel mio abbigliamento? No, se avessi 4 anni. Ma non li hai. E siccome li hai superati da un pezzo, sei patente. Io l'avevo chiesto a Joanna. Kirk è arrabbiato perché indosso il mio dolce vita nuovo. No, è perché l'hai messo con la tuta da lavoro. Ogni cretino sa che va coi calzoni di velluto marrone. Beh, se lo sai anche tu, allora devi essere quel cretino. Kirk, George è vestito così solo per stare in casa. No, non è vero. È entrato nel mio caffè così conciato e ha annunciato davanti a tutti: guardate i vestiti che Kirk ha scelto per me. Dio, com'è stato umiliante. Pensavo che l'unica persona che c'era sarebbe scappata. Mi piace il mio nuovo dolce vita e mi piace con la tuta da lavoro. Ok, se te ne intendi tanto di abbigliamento, cosa metteresti con i calzoni di velluto marroni? La camicia azzurra di... Oh, vomito! Kirk, sto facendo l'insalata. George, perché non la smetti di piantare tante grane e invece non vai a cambiarti? No. E allora non voglio più rivederti. Beh, è un peccato perché verrò a cena nel tuo locale stasera e sarò vestito così. E io non ti servirò. Beh, io ci resterò lo stesso. Allora ci resterai fino a marcire. Non riesco a credere che sia così puerile. E si può sapere perché te la prendi così tanto, Kirk? Ma perché ho aiutato io George a scegliere i vestiti. Il modo in cui George veste rispecchia ciò che sono io, così come il modo in cui si veste Dick rispecchia ciò che sei tu. Ciao, Kirk. Ciao, cara. Ciao. Guarda, a un tratto mi sento meglio. Cos'è, il giorno dell'abito stravagante? Sono stato a giocare a golf. E com'è andata? Bene. Hai fatto tardi, però. Sì, ci siamo trattenuti al club per un po' di tempo. Che club sarebbe? Il Maple Knolls. Il Maple Knolls? È un club molto esclusivo, non è vero? No, non credo. Volevo iscrivermi una volta, ma mi hanno respinto. Davvero? Sì. Beh, non importa, ho sempre pensato che il golf sia per le cake. Va via. Sto andando. È gente simpatica? Sì, simpatica. Sembri un po' esitante, qualcosa non va? Giocano d'azzardo. Ma seriamente vuoi dire? Adesso sì. Come sarebbe? Ho vinto 703 dollari. Tu hai vinto 703 dollari giocando a golf? No, ho vinto 233 dollari giocando a golf e ho vinto 470 dollari giocando a poker. E perché hai giocato a poker? Volevo perdere i 233 dollari vinti a golf. Joanna, non lo crederesti possibile. Giocano tutti i sabati e sono i peggiori giocatori che abbia mai visto. L'unica cosa in cui sono peggio che a golf sono le carte. Vorrei sapere cosa farai con quei 703 dollari. Ah, non lo so cosa farò. Senti, se la cosa ti disturba, perché non glieli rendi? Perché gli uomini non rendono i soldi vinti ad altri uomini. E perché no? Perché no, ecco. Scusa, questo non ha senso. Beh, non ha senso perché sei una donna.
Prima di chiedermi scusa, dimmi di cosa stai parlando. Ci sono alcune cose che gli uomini fanno e altre no. È come un codice maschile d'onore. Un codice? Ecco, per esempio, un uomo non insulterebbe mai un altro rendendogli i soldi che gli ha vinto. O quando gli uomini escono a cena, non si sognerebbero mai di pagare ciascuno per sé. Un uomo non fermerebbe mai l'auto per chiedere la strada. Preferirebbe, non so, girare per un'ora dicendo fidati di me. Cosa stai dicendo? Sto dicendo che se voglio restituire i soldi a questi tipi, io devo fare in modo che loro li rivincano, ecco. Ma non puoi tenerteli e non giocare più? No. Questa me la devi spiegare. Devi sempre dare a un uomo una seconda possibilità. È la regola d'oro fra noi uomini. E qual è il problema? Il problema è che non devono capire che gli sto rendendo i soldi. Di nuovo il codice? Sì. È una norma supplementare. Joanna, tu puoi anche continuare a riderne, ma è davvero molto importante per me. Voglio dire, sto dicendoti come agisce un uomo per essere accettato dagli altri uomini. Se vuoi essere uno di loro, non devi violare il codice. Che fatica essere uomini, eh? L'hai capita, eh? Me lo faresti un favore, tesoro mio? Apriresti una bottiglia di vino? Ah, certo. Dov'è il cavatappi? Mi aspettavo che voi uomini l'apriste con i denti. Bella partita. Mi dispiace. Ah, Dick, non prendertela così. Può capitare a tutti. La scorsa settimana era la tua. E questa settimana è la nostra. Ho fatto proprio pena oggi. Oh, avanti, Dick. Non puoi avere la fortuna di fare 98 tutte le settimane. Ancora 7 settimane così e ci riprendiamo i nostri soldi. Non credo che ci vorrà tanto. Con la mia sfortuna odierna potrei perdere tutto oggi. Dobbiamo ancora giocare a carte, vero? Oh, sicuro. Beh, perché perdere tempo? Andiamo. Oh, splendido. Il tavolo è libero. Io voglio la mia sedia fortunata. Io do le carte. Bene, io passerò le fish. Quanto puoi fermarti questa volta? Ho il tempo necessario. 20 a te. 20 Grazie. A te. 20 a te. E con i 90 dollari che ho perso oggi, mi rimangono solo 610 dollari. Ok, ragazzi, vi darò 5 carte. Jack o di più per aprire. Ah, benissimo. Bene, si comincia. Io apro, eh? Io ci sto. Anch'io. Ci stai anche tu, eh? Sì, ho già messo. E rilancio di un dollaro. Io vado via. Passo. Ma che cosa fate? Noi pensavamo che tu avessi un buon punto. E come la volta scorsa, vi arrendete troppo presto. Dovete continuare a giocare finché non avete un punto più alto. Ma è molto rischioso, Dick. È un gioco d'azzardo. Non te la prendere, Dick, faremo un'altra mano. Ah, bene, ok, le carte le do io adesso. Stesso gioco, però sforzatevi di pensare a quello che fate. Vedo che sei stato a Las Vegas, Dick. Sì. E chi hai visto lì? L'uomo dal braccio d'oro. E non è quel numero di spogliarello? Ok, tocca a te, Doc. Ah, io non posso aprire. Non posso aprire. Non posso aprire. Va bene. Apro con un dollaro. E nessuno passi! Doc, quante ne vuoi? 3. 2. 3. E io invece sono servito. Ok, io punto 2 dollari. Ci sto. Ci sto anch'io. Ho una copia di Jack. Io invece non ho niente. Neanch'io. E perché ci siete stati? Credevamo tu volessi che lo facessimo. Già, ti sei arrabbiato quando siamo passati.
Io non riesco a crederci. Non ti scaldare, Dick, sono solo un paio di dollari. Un paio di dollari? Sono i 600 dollari, voglio dire, come potete farlo? Fare che cosa? Arrischiarvi a giocare d'azzardo, non sapete giocare a golf. Aspetta un momento, Dick, ti abbiamo battuto oggi a golf. Mi avete battuto perché ho fatto 132. E anche così ho battuto Chester. Ma avevo la febbre da fieno, Dick. Sentite, io cerco di darvi la possibilità di riprendervi i vostri soldi, ma come posso darvela se giocate come deficienti? Ci dispiace, Dick. Ti giuro che giocheremo meglio. Sentite, voi non giocherete meglio, io non credo di poter giocare peggio, e quindi dobbiamo fare un gioco che non richieda proprio nessuna abilità. E se giocassimo a bridge? Dunque, sentite una cosa, perché non giochiamo alla carta più alta? Tutti i 600 dollari, io contro voi tre. E questo è un gioco in cui sei bravo? Non è possibile essere bravi in questo. Chi è che taglia per voi? Vabbè, non saprei. Chi si sente fotella? Sì, non importa. Sceglietene uno. Ma come una cazzo? Lo farò io. Bene, splendido. Io contro Chester, 600 dollari, raddoppio o niente. Se perdo riavrete tutti i vostri soldi da dividere. Buona fortuna, Chester. Chester, taglia. 9. Re. Allora ti dobbiamo 1200 dollari. Per ora, ma perderò, non capite? Finirò per perdere, è la legge delle probabilità. Va bene, taglia ancora. Jack! Regina! Prendi il calcolatore, Jack. 2400 dollari, va bene, taglia ancora. Senti un momento, 2400 dollari sono... Non ha importanza, perderò! Ah. Taglia. Taglia tu per primo. 4. 2. 4800 dollari. Perché non facciamo un assegno e ci ritiriamo finché è possibile? Io non ho tutti quei soldi. Io non voglio i tuoi soldi, voglio che continui a tagliare. Certo, chi non lo farebbe? 7. Re. 9600 dollari. Mia moglie mi taglierà il collo. No, non lo farà. Taglia, io me ne vado di qui. Nessuno se ne va di qui finché non ho perso tutti i miei soldi. E adesso siediti e taglia. È matto quest'uomo. Taglia. 8. 10. Sono 19200 dollari. È più di quanto guadagno in un anno. Non preoccuparti. Ma i bambini da mandare a scuola. Io volevo andare in pensione. Taglia, taglia! 7. 10. 38400 dollari. È finita. Sarò costretto a vendere la casa. No, non lo farei. Abbi pietà, Dick. Taglia! 5. 3, finalmente. 3? 3? Abbiamo vinto. Sì, grazie a Dio. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto, ragazzi. Vinto. Non posso credersi, Dick ci deve 38.000 dollari. Non è vero, ora doppio o niente. Stavolta era per niente. Vuoi dire che non prendiamo niente? Vi ridò i vostri 600 dollari. Era questo il mio scopo. E ora con quelli perché non vi pagate delle lezioni di golf? Ma dove vai? A casa mia, da mia moglie. Io non riesco a capire, Dick. Ma l'unica ragione per cui l'ho fatto è che volevo essere dei vostri. Ma non è bello essere dei vostri, perché voi amici non siete all'altezza di voi stessi. Stai dicendo che non giocherai più a poker con noi? Sto dicendo che non giocherò più a poker con voi, non giocherò più a golf, non sarò più neanche dei vostri. E questa è la mia parte per il pranzo. È veramente diverso dal vecchio Wally. È vero, il vecchio Wally ci spennava tutte le settimane e non si arrabbiava mai. Ciao. Ciao. Che stai facendo? Sto scrivendo una lettera. Vado di sopra a farmi una doccia. Mm-hmm. E com'è andata? Benissimo, ho perso 38.000 dollari. Dick! Dick!
Ci dispiace, signora. Al momento non è disponibile. Ehi, hey, tu, fatti prendere nella rete, ma non farti cucinare. Anche i pesci lo sanno che Internet è il mondo a portata di click. La porta su Internet è Idranet, il network che stavi aspettando. I giornali, lo shopping, le banche dati, la posta e quant'altro desideri. Abbonamento full Internet a lire 175.000. Infoline 089 72 58 00 e 0828 34 51 52. A Salerno, in via Posidonia 135, a Battipaglia, centro direzionale Pastina 3C. I gioielli di Fiorenzo Vicinanza. Monili e oggetti preziosi in oro, firmati 1AR, argenti cassetti, diadema, Guy Laroche, fossili. Per i tuoi regali d'amore, Fiorenzo Vicinanza è con te per scegliere insieme un gioiello o un oggetto di gusto e classe. Fiorenzo Vicinanza, anche riparazioni e lavorazioni orafe, in via Trento 85, Pastena, Salerno. I sacerdoti aiutano tutti. Le offerte per il sostentamento aiutano tutti i sacerdoti. Ecco Don Italo. Il nostro sacerdote. Il nostro sostegno. Il nostro amico. Un volontario come tutti i sacerdoti. Perché oltre all'8 per 1000 servono anche le offerte per il sostentamento? Perché chi annuncia il Vangelo viva del Vangelo. E se arrivano abbastanza offerte, ci sono più fondi dell'8 per 1000 per interventi religiosi e caritativi. Durante l'anno, quando puoi, fai un'offerta con il bollettino che trovi in parrocchia e alla posta. È il tuo aiuto alla tua chiesa. Al centro commerciale Ilma è tempo di occasioni. Tanti settori, una grande superficie. E tanta convenienza su casalinghi, elettrodomestici, ferramenta, fai da te in nautica, mobili in kit, giardinaggio, arredo giardino e tanti altri reparti super forniti. Ilma Centro Commerciale. Di più non si può. Pagamenti anche con carta di credito o a rate. Strada Statale 18, Paglieroni di Ponte Cagnano. L'azienda del gas di Salerno, la realtà di un'efficiente organizzazione imprenditoriale al servizio dei cittadini. L'azienda del gas di Salerno è sinonimo di sicurezza per gli oltre 35.000 utenti che l'hanno già scelta. Segui il girasole, scegli azienda del gas di Salerno, l'energia pulita per un futuro sicuro. Per informazioni rivolgersi agli uffici commerciali in via Passaro 1. Mailboxes etc. Spedire, ricevere, comunicare. Noi lo facciamo bene. Da Mailboxes etc. il tuo indirizzo postale personalizzato con caselle per domiciliazione postale accessibili 24 ore su 24. Spedizioni in tutto il mondo con i migliori corrieri espressi nazionali e internazionali con imballaggi perfetti e ancora spedizioni fax, segreteria telefonica e tutto il materiale per ufficio. Con MBE potrai essere più efficiente in casa e nel lavoro, anche quando non sei al lavoro, riducendo i costi e scoprendo la comodità di trovare tutto in un solo punto vendita. Scopri tutti gli altri vantaggi di Mailboxes etc. in via Diaz 19 a Salerno, telefono 089 23 12 95. Noi lavoriamo bene per farti lavorare meglio. Ci dispiace, signora. Al momento non è disponibile.
Salve, sono di nuovo qui in mezzo a voi per presentarvi un'azienda d'eccezione e meglio ancora un prodotto d'eccezione. Prima però di farlo, voglio che voi prendiate nota di questi numeri di telefono in sovraimpressione e del prezzo che compare in video, perché sto per presentarvi una cosa fenomenale. Rispondete però a qualche mia domanda. Quanti di voi hanno sorpreso il proprio figlioletto a parlare col signore della Cina al telefono alle 2 del pomeriggio? O meglio ancora, la propria segretaria che parla col fidanzato nei ritagli di tempo? E vi ricordate ancora quella pubblicità che diceva «Quanto mi ami?» e la mamma subentrava domandando «Ma quanto mi costi?» Beh, la soluzione si chiama StopTel. La ME italiana finalmente ha risolto il telefono con il salva bolletta. Allora, telefonate immediatamente, perché mentre vi spiego